della durata dei processi in tutti i gradi di giudizio. Quanto al settore penale, lo dicevo prima, la riforma Cartabia è stata approvata dalla Camera lo scorso 3 agosto ed è atteso per settembre l'esame del testo da parte del Senato. Nel disegno di legge sono contenute varie deleghe che dovranno poi essere attuate dal Governo entro un anno dall'approvazione definitiva della legge, una delle quali ha per oggetto, una delle deleghe, il cosiddetto processo penale telematico ed è previsto, per chi avesse voglia e curiosità di leggere i lavori parlamentari, dall'articolo 1,5 del DDL numero 2435, che appunto stabilizza l'utilizzo delle modalità digitali sia per il deposito degli atti e dei documenti, sia per le comunicazioni e le notificazioni con il noto portale. In buona sostanza, la riforma mira a stabilizzare gli accorgimenti che erano stati sperimentati a partire dal 2020 per fronteggiare la diffusione della pandemia e quindi ricorrere allo strumento digitale ed informatico. Ecco, io credo che questi aspetti siano, ancorché adottati ovviamente con talvolta degli strappi fin troppo violenti, abbiano segnato un aspetto positivo per quanto attiene la nostra attività. Certo è che gli strumenti che ci devono essere messi a disposizione, parlo del portale, parlo talvolta del funzionamento dell'effettiva, come dire, monitoraggio delle PEC, devono essere adeguate agli obiettivi che noi tutti riteniamo utili. Se dematerializziamo, digitiamo, utilizziamo formati digitali per i nostri atti, il cuore della nostra professione non viene scalfito, guadagniamo tutti quanti tempo. Altro è ovviamente, questione ben più ampia, quella relativa al processo sul quale abbiamo tutti assunto delle posizioni estremamente nette, ma che non sono più all'ordine del giorno per quanto attiene la lettura degli atti. Ecco, il Consiglio dell'Ordine, la Camera Penale in questa fase hanno cercato di essere vicini ai colleghi, parlo e faccio riferimento in particolare ai vademecum che sono stati via via adottati e diffusi per la piena conoscenza delle nuove modalità digitali. Oggi si avvertiva l'esigenza di una nuova riflessione perché ovviamente, come diceva Raffaella nella sua introduzione, ci sono delle importanti novità connesse anche non solo ai disegni di legge in fase di approvazione con le deleghe alle quali ho fatto prima riferimento, ma anche appunto pronunce giurisprudenziali legate all'introduzione della digitalizzazione degli atti nel processo penale. Io davvero ringrazio tutti voi e auguro a tutti buon lavoro. Grazie. Grazie Leonardo. Io a questo punto passo la parola a Lorenza Denaro, che penso porterà anche i saluti di Michele Godina, presidente della nostra Camera Penale di Padova. Prego Lorenza. Grazie mille Raffaella, intanto sì, certamente saluto tutti a nome della Camera Penale, a nome del Presidente Michele Godina, che purtroppo oggi non potrà essere con noi perché è in udienza pomeridiana. La Camera Penale, insieme all'Ordine, ha sempre cercato di essere sostegno, come diceva il Presidente Arnau, ai colleghi nella transizione digitale, opponendosi da un lato a quello che poteva essere una telematizzazione del processo che era nocumento per i diritti di difesa, e mentre invece cercando di essere collaborativa ed aiuto
e agli uffici e ai colleghi in quello che poteva essere un aiuto alla professione, perché effettivamente alcuni strumenti, quali il portale o il deposito tramite PEC, sono strumenti che possono essere un aiuto per la nostra professione, per renderla più efficiente e più veloce. E su questo filone, appunto, sta andando anche la legislazione. Infatti, con la fine dell'emergenza al 31 marzo, vi è stato il decadere di alcune norme che erano emergenziali, come ad esempio la partecipazione dei detenuti via Teams in collegamento esterno. Quella norma è decaduta, per cui ad oggi i detenuti hanno ripreso normalmente a presenziare alle proprie udienze. Mentre invece viene prorogata, in previsione probabilmente di una stabilizzazione, dal decreto mille proroghe, tutte quelle disposizioni dell'articolo 24 che riguardano il deposito degli atti penali, sul quale oggi si concentrerà il mio intervento. Deposito degli atti penali che, come sappiamo, avviene con due strumenti ad oggi, con il portale del processo penale telematico e la PEC. Questo perché lo strumento principe, che è il portale telematico, è ancora in fase di implementazione e quindi appare presumibile che questo diventerà lo strumento definitivo, ma con una sperimentazione più lunga nel tempo. E fatta questa breve premessa, passerei ad analizzare, a ricordare un po' a tutti la normativa che ormai ci accompagna da un anno e mezzo e che quindi è abbastanza nota, sulla quale abbiamo ormai acquisito una certa familiarità. La norma che introduce i depositi telematici è l'articolo 24 del decreto legge 137 del 2020, che poi è stato convertito in legge con alcune modifiche. E questo articolo prevede appunto degli atti a deposito telematico vincolato, che sono quelli che vanno depositati nel portale, e degli atti a deposito telematico facoltativo, che sono quelli che possono essere depositati via PEC. I primi atti in assoluto che sono stati vincolati al deposito col portale, come tutti sappiamo, sono le memorie e le istanze previste dall'articolo 415 bis. Questi sono stati i primi atti che l'articolo 24 ha imposto di depositare solo ed esclusivamente tramite il nostro portale. Il comma 2 poi prevedeva che con decreto ministeriale potessero essere depositati ulteriori, potesse essere previsto il deposito obbligatorio tramite portale di ulteriori atti. Questo è avvenuto, nel senso che l'allora ministro della giustizia ha emanato un decreto ministeriale il 13 gennaio 2021, con il quale ha previsto l'obbligatorietà del deposito tramite portale di ulteriori atti, in particolare dell'opposizione all'archiviazione ex articolo 410. Il decreto ministeriale fa riferimento preciso alle opposizioni ex articolo 410 CPP, ma è comunemente da tutti ritenuto che il riferimento all'articolo 410 CPP sia ampio e quindi vi sia l'obbligo di deposito delle opposizioni alle archiviazioni anche nei casi di cui all'articolo 411, quindi per le opposizioni avverso le richieste di archiviazione per particolare tenuità del fatto, visto che l'articolo 411 comunque fa un richiamo al 410 e quindi anche tali opposizioni, perché questo era ad esempio uno dei problemi che si era posto, perché la scarsa chiarezza nella normazione era stata caratteristica peculiare del nostro Ministero della Giustizia per un certo lasso temporale. Gli altri atti che sono previsti dal decreto ministeriale, quali obbligatori con deposito tramite portale, sono le denunce ex articolo 333 codice penale, le querele ex articolo 336 codice penale e la relativa procura speciale, la nomina difensore, la rinuncia, la revoca del mandato
e la rinuncia alla revoca del mandato. Questo decreto ministeriale ha posto, secondo me, non pochi problemi nell'individuazione degli atti da ritenere quali deposito obbligato sul portale. A parte le stranezze quali l'obbligo di deposito della revoca del mandato da parte del difensore a portale, quando è evidente, e tutti coloro che fanno questo tipo di lavoro sanno che la revoca non è un atto che proviene dall'avvocato, ma un atto che viene dal cliente, quindi non si comprende come il ministro volesse farci depositare delle revoche del mandato. Le rinunce sì, le nomine sì, le revoche pongono qualche problema in più. Ma secondo me il problema più evidente che si pone è quello della deposito della querela e della relativa procura speciale, perché sappiamo tutti che il fatto che la querela venga depositata, venga proposta da procuratore speciale e che l'avvocato sia procuratore speciale per la proposizione di querela è evento più unico che raro. Io devo essere sincera, a me non è mai capitato. Solitamente il mio cliente viene da me, scrive la querela, scriviamo la querela, lui la sottoscrive e mi delega eventualmente al deposito, non mi nomina procuratore speciale per cui io sottoscrivo una querela in suo nome e per conto. Questo è il dettato del decreto ministeriale, invece prevederebbe solo queste querele con procure speciali. Tale norma è stata interpretata dalla stragrande maggioranza, se non dalla totalità, degli uffici delle procure della Repubblica in senso ampio, per cui viene ritenuto che tutte le querele debbano essere depositate dall'avvocato, debbano essere depositate tramite portale, e che la dizione procura speciale sia da intendersi in senso ampio quale anche delega al deposito. In questo senso si è mossa ad esempio la procura di Padova, il dottor Cappelleri, con circolare del 15 febbraio 2021 specifica: per quanto riguarda il deposito da parte dei difensori della querela di cui all'articolo 336 CPP e della relativa procura speciale, a parte il caso in cui il difensore presenti la querela in qualità di procuratore speciale della persona offesa, evenienza come nota assai rara, lo sa anche il procuratore, può ritenersi che il decreto ministeriale del 13 gennaio 21 abbia inteso far riferimento anche all'evenienza in cui il difensore depositi la querela della persona offesa come incaricato al deposito. In questo senso, ai fini del corretto deposito, la querela della parte offesa con sottoscrizione autenticata dovrà contenere in calce o con atto a parte espressa delega al suo deposito in favore del difensore. È un'interpretazione, questa è una circolare del procuratore di Padova, analoghe circolari sono state fatte da tutte le maggiori procure, la procura di Roma, la procura di Milano. Quando mi viene chiesto, io dico che io personalmente non deposito le querele con la delega al deposito tramite portale, ma invito i miei clienti ad andare a depositarle personalmente presso un ufficio di polizia giudiziaria o presso gli uffici della procura. Questo perché, se è vero che al momento nessuno oppone questioni, è anche vero che una circolare del procuratore non ha valore di legge, e per cui un domani, se venisse sollevata la questione, si dovrà vedere i tribunali, le corti d'appello e le Cassazioni cosa avranno da dire in merito a questa interpretazione data dai procuratori della Repubblica. Qualora dovesse capitare a me di difendere un assistito contro il quale è stata presentata querela senza procura speciale tramite il portale, io solleverò in futuro la questione e poi sicuramente si vedrà cosa verrà deciso. Quindi questo è oggettivamente un punto critico che aveva suscitato molte discussioni all'inizio, adesso sembra un po' assopita la questione, ma a mio avviso va posta sempre molta attenzione in
come e cosa si deposita, perché bisogna vedere a distanza di anni, quando la giurisprudenza verrà investita di queste questioni, cosa deciderà. Anche perché, a differenza delle norme di più immediata applicazione sulle impugnazioni, ad oggi giurisprudenza sui depositi con il portale non ve n'è. Perché sono tutti atti che vanno depositati nella fase delle indagini, grosso modo, e quindi senza ancora non si è arrivati a degli sviluppi processuali tali da consentire di avere una giurisprudenza sul punto. Da un punto di vista tecnico, poi l'articolo 24 disciplina le modalità fattive di deposito, per cui ci viene detto cosa, che noi depositiamo questi atti sul portale. Per questa volta non ho riproposto la simulazione di deposito, perché mi sembra che ormai più o meno, grosso modo, dovrebbe essere uno strumento noto il portale. Se poi ci saranno domande, volentierissimo risponderò. Ma insomma, è uno strumento che stiamo imparando a utilizzare, che sta diventando anche sempre migliorato grazie alle indicazioni anche degli avvocati, che danno i propri feedback ai vari uffici che le riportano alla DGSIA. Il deposito comunque si ritiene effettuato per gli avvocati nel momento in cui viene rilasciata la ricevuta di accettazione. Una delle grosse pecche del sistema che continuiamo a segnalare è quella che la ricevuta di deposito riporta solo il nome dell'atto, ma non riporta una copia dell'atto, per cui non è possibile avere riscontro di cosa si è in realtà depositato. Per cui, ad esempio, appare che in data 8 aprile alle ore 15:30 l'avvocato Denaro ha depositato istanza o memoria nel procedimento XY, però non vi è effettivo riscontro di cosa io abbia depositato. Non posso vedere la mia memoria depositata, riaprirla e controllare di aver depositato, ad esempio, il file corretto. Questa è una delle pecche del sistema sulla quale si chiede, come avvocatura, di intervenire per un migliore controllo. Il nostro deposito sarà tempestivo, anche su questo vi erano state questioni con i vari uffici, se è effettuato entro le ore 24 del giorno di scadenza. Quindi la cancelleria poi è autorizzata ad aprirla il giorno dopo, perché è evidente che non c'è nessuno che lavora alle 23:58 in procura, ma il nostro deposito sino alle 24 del giorno di scadenza risulta tempestivamente depositato. Cosa succede se il portale non funziona? Perché questo era uno dei problemi che si poneva con una frequenza assai elevata un tempo, ma continua a porsi, perché periodicamente il portale viene sospeso per poter apportare le migliorie e le modifiche che di volta in volta vengono fatte. L'articolo 24 al comma 2 bis dice che il malfunzionamento del portale viene attestato dalla DGSIA, quindi dalla Direzione Generale dei Sistemi Informatici, e viene con questo provvedimento di malfunzionamento del portale viene pubblicato nel portale dei servizi telematici del Ministero, con indicazione del periodo per il quale il portale non sarà disponibile. Qualsiasi termine che scade in quel lasso di tempo viene prorogato di diritto al giorno successivo alla ripresa del funzionamento del portale. Se quindi si dice che il portale riprenderà a funzionare il 23 aprile, tutti i termini vengono prorogati al 24 aprile. Questo perché inizialmente si erano proposte soluzioni tipo il deposito cartaceo in sostituzione di quello tramite portale, e mentre invece con la conversione, con le modifiche, l'articolo 24,2 bis ha proprio definito che il termine è prorogato e quindi si attende semplicemente che il portale riprenda la sua funzionalità e si deposita l'atto. Parimenti, invece, l'altra problematica, quella del deposito di file non supportati dal portale, perché dobbiamo ricordare che il portale supporta solo file PDF, quindi è possibile caricare solo
un formato PDF, anche come allegato, non è possibile allegare foto, non è possibile allegare audio, non è possibile allegare video. Per tali tipi di allegati, l'autorità giudiziaria può autorizzare il deposito in cartaceo. A Padova è autorizzato il deposito in cartaceo presso lo sportello di tutto ciò che non è caricabile a portale, anche se prodotto in sede di memoria 415 bis o in sede di opposizione all'archiviazione. Quindi per tutti quegli allegati che non sono trasformabili in PDF, perché ad esempio le foto potrebbero eventualmente essere trasformate in PDF, ma un audio no, vale la regola del deposito cartaceo. Da un punto di vista puramente tecnico, le modalità operative del deposito e le varie specifiche tecniche che devono avere gli atti sono state previste da un provvedimento della DGSIA del 24 febbraio 2021, che va a sostituire i precedenti provvedimenti adeguandosi alle indicazioni avute anche dagli avvocati in merito alle problematiche riscontrate. Gli atti che vanno depositati al portale devono essere appunto in formato PDF, in A4, in PDF. L'atto principale deve essere un PDF nativo e quindi, come ben sappiamo ormai, deve essere un file di testo trasformato in PDF senza essere stato scansionato e deve essere firmato digitalmente. Come sempre la firma può essere o in CADES o in PADES, viene sempre consigliato di utilizzare la firma PADES che mantiene il formato PDF per il semplice motivo che gli uffici di giustizia penale hanno difficoltà ad aprire l'altro tipo di file, perché i mezzi informatici dei nostri uffici di giustizia non sono poi così aggiornati. Quindi, pur rimanendo valida la firma in CADES, si consiglia la firma PADES perché è più funzionale al fatto di riuscire a far aprire l'atto e quindi a farlo leggere materialmente al pubblico ministero che deve riceverlo. I documenti devono essere anch'essi file PDF, gli allegati, ma gli allegati possono essere scansioni di immagini. Quindi l'allegato può essere il nostro documento scansionato e in PDF e allegato. L'articolo 5,3 di questo provvedimento della DGSIA risolve uno dei primi problemi che gli avvocati avevano posto, perché inizialmente non era prevista questa norma e gli avvocati si ponevano il problema del deposito della nomina. La nomina, così come la querela, sono atti che riportano la firma del cliente. Come faccio a fare un atto di nomina che sia un PDF nativo? O il mio cliente ha una firma digitale o mi trovo impossibilitato, e visto che la firma digitale non è così comune, si poneva un grosso problema. Adesso l'articolo 5,3 del provvedimento della DGSIA prevede espressamente che per gli atti di nomina, le revoche, le querele, le procure speciali e tutti gli atti che devono essere sottoscritti dal cliente possono essere dei PDF non nativi, ma delle scansioni con la firma del cliente, l'autentica del difensore e la firma digitale del difensore. L'articolo 5 del provvedimento della DGSIA è anche quello che introduce per gli atti che vanno depositati in qualora non sia stato ancora notificato o emesso l'avviso di conclusione indagini o una richiesta di archiviazione, introduce la necessità del famigerato atto abilitante per il deposito delle nomine. Atto abilitante che è definito quale documento dal quale si evince che si è a conoscenza del procedimento a carico dell'assistito e del numero di registro dello stesso. Comunemente un certificato 335 piuttosto che un decreto di perquisizione o altro atto simile. Questo atto abilitante ha creato grosse questioni e discussioni in merito alla limitazione dei diritti della difesa e nel deposito della nomina. A Padova in particolare crea numerosi problemi, visto la lentezza dell'ufficio
335, che nel rilasciare certificati di questo tipo ci impiega 30 giorni, 20 giorni, tempistiche ovviamente incompatibili con le necessità urgenti di deposito delle nomine. Posso parlare per Padova, in cui vi è un controllo abbastanza comprensivo nei confronti degli avvocati in merito a il tipo di atto abilitante che si allega, perché ad esempio tante volte abbiamo dei decreti di perquisizione che non riportano correttamente gli NR, piuttosto che cose di questo tipo. Però vi è anche da dire che dalla parte degli uffici che devono accettare il deposito, l'atto abilitante, nel caso non ci sia, non sia caricato a portale l'avviso di conclusione indagine o la richiesta di archiviazione, è un requisito indispensabile. Proprio il sistema fisicamente fa blocco e non fa procedere con il deposito qualora non ci sia nella casella atto abilitante un atto allegato. Quindi questo per spiegare perché a volte ci sono dei rigetti e dei rifiuti, ma perché proprio il sistema che non prevede la possibilità di depositare. Da ultimo, per finire la carrellata tecnica sul portale, una nota sulle varie possibilità dell'esito del nostro deposito. Quando noi depositiamo l'atto, poi se si va nella schermata depositi per controllare a che stato sono i nostri depositi, noi possiamo vedere vari stati, che è inviato, vuol dire che l'abbiamo appena avviato, in transito, che vuol dire che deve essere ricevuto dall'ufficio del pubblico ministero, in fase di verifica, è all'attenzione dell'ufficio per verificare che sia tutto corretto, accolto, siamo a posto, il nostro deposito è stato accolto e inserito nel fascicolo, rigettato, vuol dire che il nostro deposito non è stato accettato, e invito sempre a porre molta attenzione, perché cliccando sopra la voce rigettato appare una finestra in cui vengono esplicitati i motivi del rigetto. A Padova sono sempre molto precisi nel indicare il perché viene rigettato un atto, quindi può essere stato non coerente, vuol dire che magari c'è già una richiesta di rinvio a giudizio anche se noi non lo sappiamo, oppure mi è capitato che il procedimento fosse già stato archiviato. Ad ogni modo c'è sempre la specifica del perché viene rigettato l'atto, con magari anche delle indicazioni su come procedere a un nuovo deposito che possa essere ritenuto ammissibile, oppure vabbè, può esserci l'addizione errore tecnico, che allora dipende da depositi da errori del portale. Una cosa che va rilevata e che fa un po' sorridere, a mio avviso, è che abbiamo tutte queste specifiche tecniche degli atti, ma lo stato dell'arte ad oggi è che la consultazione del portale è autorizzata solo per uno o due operatori per ogni procura, che poi provvedono a scaricare le nostre memorie, le nostre nomine, aprirle, stamparle, metterci un bel timbro di depositato sul cartaceo e consegnarle in cartaceo alla segreteria del pubblico ministero competente, quindi con una scarsa in realtà informatizzazione della parte successiva della questione, perché non esiste un fascicolo telematico ad oggi nelle procure. Ci sono delle sperimentazioni, ci sono delle procure più o meno avanti nella digitalizzazione dei fascicoli delle indagini preliminari. Vi è in parallelo al portale del deposito degli atti penali degli difensori in sperimentazione un portale per il deposito da parte degli operanti di PG. Per cui si vedrà in un futuro probabilmente un'unificazione di tutti i portali per arrivare ad un fascicolo penale telematico, ma questo momento è ancora lontano ad oggi e le nostre memorie in realtà viaggiano ancora in cartaceo.
Questo per quanto riguarda il portale. Raffaella, Jacopo, cosa vogliamo fare? Facciamo delle domande sul portale, poi andiamo avanti con i depositi delle impugnazioni o... Forse sarebbe il caso di raccogliere le domande, che intanto i colleghi che avessero domande le possono indicare in Esatto. chat, così Raffaella le raccoglie e dedichiamo l'ultima parte Domande o interventi? a interventi, insomma, dedichiamo l'ultima Sì. parte al botta e risposta, che penso che sia la cosa più utile e interessante per tutti oggi. Sì. Beh, Ecco, prima che riprendi Lorenza, mi permetto di ricordare ai colleghi che è necessario che la telecamera sia attivata. Grazie. Prego. Allora, eccomi qui. E, ritornando, lo so che è abbastanza noiosa questa parte di normativa sui depositi, però mi rendo conto che poi sorgono ogni volta che si va a depositare un atto, sorgono dubbi, questioni, ma questo lo posso depositare via TEC col portale, firmato, non firmato. E quindi vi annoierò ancora con le norme sul deposito. L'articolo 24 prosegue con l'elenco invece con le modalità di deposito degli atti per cui il deposito telematico è facoltativo. L'articolo 24, al comma 4, dice che tutti gli altri atti, documenti e istanze. Quindi tutti quelli che non sono quelli del comma 1, memoria 415 bis, comma 2. Atti previsti dal decreto ministeriale come obbligatori a portale, tutti gli altri atti, istanze o documenti possono essere depositati a mezzo PEC. Possono e non debbono. Quindi rimane il doppio binario di deposito e il cartaceo e la PEC, tutte e due parimenti ammissibili. La PEC a cui inviare l'atto, l'istanza o il documento deve essere quella individuata però dal provvedimento della DGSIA, che poi è il provvedimento della DGSIA del 9 novembre 2020, quella che ha istituito tutte le PEC che ormai conosciamo bene, deposito atti penali, punto procura, punto Padova, punto tribunale, punto Padova, eccetera, eccetera, eccetera. Queste PEC sono state previste per ogni ufficio. Ivi compresi i tribunali dei minorenni ad oggi e altri uffici che all'inizio erano stati caduti nel dimenticatoio. Ah, a tale proposito, scusatemi, mi sono dimenticata di sottolineare come il portale del deposito degli atti penali valga per le procure. Ma non sia utilizzabile per i procedimenti pendenti avanti al giudice di competenza del giudice di pace e come non sia mai stato attivato, non si comprende per quale motivo, per i tribunali dei minorenni. Per cui le memorie 415 bis avanti al tribunale dei minorenni si depositano via PEC, in via cartacea, in altro modo perché non sono inseriti nel portale telematico. Dicevamo, l'articolo 24,4 prevede appunto il deposito di tutte le altre istanze a mezzo PEC. A queste PEC previste dal DGSIA, che con il suo provvedimento del 9 novembre 2020 dà anche le specifiche tecniche, che appunto sono il formato PDF e la firma, il PDF nativo e la firma in PADES o CADES. Anche in questo caso la PEC viene scaricata dal cancelliere abilitato e poi viene annotata nel registro cartaceo per la continuità dei depositi. Quindi anche le nostre PEC vengono stampate e inserite in formato cartaceo nel fascicolo del giudice e viene inserito manualmente nel registro cartaceo il deposito dell'atto a mezzo PEC. In sede di conversione è stato inserito il comma 6 bis dell'articolo 24 che norma in
nello specifico il deposito degli atti di impugnazione. Perché? Perché in vigenza dell'articolo 24,4 e basta, l'addizione e tutti gli altri atti, documenti e istanze va posto dei problemi sul fatto se in questi atti, documenti e istanze fossero o meno compresi anche gli atti di appello. Il legislatore si è reso conto di questa problematica in sede di conversione, ha inserito gli articoli 6 bis e seguenti che normano in maniera specifica gli atti di impugnazione. Gli atti di impugnazione quindi sono tra gli atti che possono essere facoltativamente depositati a mezzo PEC, quindi rimane nelle nostre facoltà il deposito cartaceo e o quello tramite PEC. Il deposito a mezzo PEC va effettuato al giudice che ha emesso il provvedimento, mentre le memorie e i motivi aggiunti vanno depositati al giudice dell'impugnazione. Questo come se depositassimo in via cartacea l'impugnazione al giudice che ha emesso il provvedimento, mentre invece la memoria e il motivo aggiunto al giudice già dell'impugnazione. Il nostro atto di impugnazione deve essere un PDF nativo sottoscritto digitalmente e unico caso normativamente previsto ad oggi, anche gli allegati dell'impugnazione devono essere sottoscritti digitalmente per attestazione della conformità all'originale. È l'unico caso in cui viene previsto a pena di inammissibilità che gli allegati siano sottoscritti digitalmente. Tutti gli altri allegati che depositiamo al portale o in memorie, in qualsiasi stato e grado del procedimento, non vanno sottoscritti o possono non essere sottoscritti, non succede nulla se lo sottoscriviamo, ma non è necessario che vengano sottoscritti. Gli allegati agli appelli invece e alle impugnazioni devono essere sottoscritti a pena di inammissibilità. Le disposizioni che riguardano l'appello si applicano a tutte le impugnazioni, quindi anche alle opposizioni ai decreti penali di condanna, all'opposizione verso i provvedimenti del giudice dell'esecuzione e a tutti i reclami giurisdizionali previsti dalla legge 354 del 75, quindi tutti quelli che riguardano il magistrato di sorveglianza e l'ambito carcerario. Per quanto riguarda il riesame o l'appello cautelare personale o reale, è previsto specificamente che l'atto debba essere inviato non al giudice che ha emesso il provvedimento, ma al tribunale del riesame. Questo perché? Perché presumibilmente il timore del legislatore era che il tribunale del riesame potesse perdere il termine per la fissazione dell'udienza e quindi poi con conseguenze molto gravi a livello di decadenza delle misure cautelari. Il comma 6 sexies infine prevede delle cause di inammissibilità dell'appello depositato telematicamente. Sono delle cause di inammissibilità nuove che riguardano esclusivamente l'atto d'appello depositato telematicamente. Queste cause di inammissibilità sono la mancanza di sottoscrizione digitale del difensore, la mancanza di sottoscrizione digitale degli allegati all'atto di impugnazione, cosa che a mio avviso è alquanto illogica e pone dei problemi, perché nel momento in cui io non sottoscrivo un allegato non si capisce perché deve essere inammissibile l'atto principale, al massimo potrà non essere considerato il documento allegato, ma far decadere un intero atto di impugnazione perché un allegato non è sottoscritto digitalmente è francamente a mio avviso illogico. Altro caso di inammissibilità è la trasmissione dell'atto da parte di un indirizzo di posta non inserito nel registro nazionale degli indirizzi di posta elettronica, oppure
ulteriore motivo quando viene inviato da indirizzo di posta di PEC non del difensore ma di soggetto terzo, per cui noi i nostri atti dobbiamo inviarli dalla nostra PEC e non dal PEC del collega di studio piuttosto che del cliente o piuttosto che di soggetti terzi. Da ultimo, l'ultimo caso di inammissibilità è che l'atto venga trasmesso a indirizzo di posta elettronica differente da quelli indicati dal provvedimento di GISIA, quindi differenti da quelli di deposito atti penali, eccetera. Su questa questione, ad esempio, vi era stata una discussione con la Corte d'Appello di Venezia, proprio da parte dell'Ordine e delle Camere Penali, perché la Corte d'Appello aveva indicato per il deposito dei ricorsi per Cassazione una PEC che era differente da quella deposito atti penali, dicendo che non sarebbero stati considerati depositi in PEC differenti da quelle. L'Ordine e le Camere Penali si erano subito attivate perché questa disposizione della Presidenza della Corte d'Appello andava in senso contrario rispetto al dettato normativo, creando non pochi problemi, e infatti è stata subito corretta. Queste, grosso modo, sono le indicazioni tecniche per i depositi. E mi fermerei qui per poi scendere magari più nel dettaglio se ci sono domande, dubbi, e lascerei la parola a Jacopo invece sugli sviluppi giurisprudenziali, che sono molto più interessanti rispetto alla mera tecnica in merito a questi depositi. Grazie Lorenza, e buonasera a tutti. Anzitutto è sempre gradito e gradevole vedere che ci sono ben 111 colleghi ed amici che stanno sacrificando un pomeriggio, il primo vero venerdì pomeriggio primaverile, insomma, per approfondire delle tematiche che, ahi noi, sono tematiche che stanno colorando e caratterizzando la nostra quotidianità professionale da ormai un biennio a questa parte. Il mio intervento, che ovviamente non può che prendere spunto dalle considerazioni introduttive che ha fatto Lorenza, cercherà di avere un taglio eminentemente pratico. E tuttavia, prima di procedere, volevo condividere con voi una breve riflessione che ha accompagnato le ore, insomma, che hanno preceduto poi la preparazione di questo convegno. Se non sbaglio, Raffaella, siamo al quarto o al quinto incontro che con Ordine Capitale organizziamo sul tema. E ho avuto l'onere e l'onore di partecipare come relatore. In altre occasioni ho partecipato ad altri eventi, ovviamente come discente, come iscritto. La sensazione diffusa, almeno la sensazione che provo io, e spero che possa essere una sensazione che tutti i colleghi condividano, perché questo significherebbe che la consapevolezza sull'utilizzo dello strumento sta crescendo la confidenza, è appunto quella di un diverso approccio. Io utilizzo il termine consapevolezza perché se fino a qualche mese fa tutti noi navigavamo in questo mare magnum dell'incertezza, in questo mare di incomprensioni, anche di paura, di diffidenza e di pregiudizio nei confronti di questi strumenti, a distanza di quasi 2 anni, io ritengo che da parte di ciascuno di noi ci sia una maggiore sicurezza nell'approcciarci al tema di quello che viene chiamato processo penale telematico, anche se a mio avviso non possiamo ancora parlare di processo penale telematico, perché finché noi non avremo la possibilità di interloquire tramite la visione degli atti dei nostri studi di processo penale telematico, ci sarà gran poco di cui parlare. Tuttavia dobbiamo essere consapevoli, da un lato, di quanto questi strumenti stiano agevolando la nostra quotidianità. Dall'altro, però, dobbiamo, e qui parto per prendere spunto per il mio intervento, dobbiamo essere consapevoli dell'interpretazione assolutamente stringente e rispettosa del dato normativo che la giurisprudenza della Cassazione, che si sta sviluppando e si sta dipanando sempre di più e sempre su più aspetti, sta tenendo nelle pronunce
che caratterizzano appunto la tematica dei processi penali. E nel introdurre per l'appunto quelli che sono gli orientamenti giurisprudenziali che sul tema ci possono interessare maggiormente, io volevo condividere con voi, anche se condividere esperienze personali non è sempre elegante, però nel nostro caso penso che possa essere utile, e quindi ne approfitto per dire che nella seconda parte del nostro incontro, che sarà la parte quella che io chiamo del botta e risposta, saremo lieti di ascoltare quelle che sono le vostre esperienze, le vostre impressioni. Dicevo, intenderei condividere un'esperienza che mi è capitata proprio ieri, perché mi ha fatto molto riflettere. Ieri era fissata un'udienza avanti al Tribunale Collegiale di Mantova, si trattava di un riesame reale, e nei termini di legge ho depositato, nel rispetto della normativa di cui ci ha parlato Lorenza, i motivi ex articolo 324 con file PDF nativo firmato digitalmente. Bene. Il mattino seguente la cancelleria del tribunale mi ha risposto via PEC dicendo che non erano in grado, si trattava di un file firmato in PADES, di che non era in grado di aprire il mio file. Mi telefona alla cancelleria e mi chiede gentilmente se posso fare una scansione dei miei motivi e depositarli. Al che io mi sono permesso di rispondere alla dirigente dell'ufficio: dottoressa, lei sostanzialmente mi sta invitando a depositare un atto inammissibile. Ma no, avvocato, lei non si deve preoccupare. Qui a Mantova facciamo così. Il nostro programma, non lo so per quale motivo, non ci consente di aprire i PDF firmati digitalmente, per il presidente non c'è problema. Fate la scansione e mandatecela. Ora, ricordandoci sempre che a differenza della norma che riguarda il portale, il deposito a mezzo PEC è facoltativo, io mi sono permesso di girare il mio atto con un collega di Mantova con urgenza, gli ho chiesto di stamparlo e di depositarlo in cartaceo col timbro della cancelleria. Certo, non rispetta anche qui le norme. Tuttavia, a fini di prova, attenzione, io ho la mia PEC con l'atto inviato nelle forme di legge. Ma perché mi ha fatto riflettere questo esempio? Questo esempio mi ha fatto riflettere perché nel momento in cui mi si dice «Ma avvocato, per il presidente non c'è problema», io che nel preparare il convegno di oggi mi ero permesso di approfondire alcune tematiche, mi sono perfettamente reso conto che il presidente di questa sezione di tribunale viola l'orientamento che la Corte di Cassazione, a partire dal 2000 e poco 2020, molto 2021, sta piano piano consolidandosi sul punto. Ora, la Corte di Cassazione nelle sparute, adesso io ne conto, circa una decina sono le massime e le sentenze che ho trovato, che ho approfondito, ma insomma sicuramente se si fa un lavoro più certosino qualcosa di più si ricava. Dicevo, la Cassazione si è soffermata sostanzialmente su due aspetti. Il primo aspetto, e adesso vediamo un pochino di approfondire qualche massima, io poi vi darò anche i riferimenti, riguarda per l'appunto l'inammissibilità di qualsiasi tipo di atto depositato attraverso la disciplina emergenziale, da un lato che non sia sottoscritto digitalmente dal difensore, dall'altro che non provenga dall'indirizzo di posta elettronica certificata iscritto nel registro e relativo per l'appunto al difensore che deposita l'atto. Dall'altro la Corte di Cassazione, non so se posso dire facendoci un favore, un favore inteso a noi come difensori, sta stabilendo un principio che vieta, e qui secondo me c'è comunque una contraddizione in termini che poi vedremo, che vieta ai procuratori della Repubblica e ai procuratori generali presso la Corte d'Appello di avvalersi dello strumento di impugnazione digitale per il deposito delle impugnazioni.
Perché dico che può rappresentare la tematica una stortura? Può rappresentare la tematica una stortura perché da un lato mi dici che tu procuratore generale presso la Corte d'Appello piuttosto che tu procuratore della Repubblica non puoi utilizzare la PEC per depositare un atto di impugnazione e dopo vediamo come lo giustifica la Cassazione. Dall'altro però nel momento in cui noi ci avvaliamo del cosiddetto procedimento cartolare d'appello, di cui dopo richiamiamo brevemente le scansioni, obblighi la Procura generale a depositare le conclusioni via PEC. Quindi io ho personalmente tratto una piccola contraddizione sotto questo punto. Bene, passando in rassegna alla prima tematica, dicevo, la Corte di Cassazione si è soffermata in primo luogo sull'importanza e sulla necessità, più che sull'importanza, di utilizzare la firma digitale per il deposito dell'impugnazione. Abbiamo una prima sentenza di Cassazione penale che è del 25, è una sezione sesta del 25 ottobre 2021, è la numero 38152, in cui la Corte di Cassazione, questa è una delle prime pronunce che ho trovato, questa è una pronuncia che attiene alla materia del riesame, ecco, e ricordiamoci che la disciplina del deposito del riesame è parzialmente difforme rispetto al deposito dell'impugnazione, chiamiamola ordinaria, non dimentichiamocelo, stiamo attenti perché altrimenti gli atti sono inammissibili. Mentre l'atto di impugnazione ordinario va depositato presso l'indirizzo PEC dell'ufficio che ha emesso il provvedimento, il riesame va depositato alla PEC del riesame. Ricordiamocelo questo perché è importante, altrimenti l'atto è inammissibile. Quindi appello avverso un monocratico di Padova, deposito atti penali, Tribunale Padova. Riesame avverso ordinanza cautelare di custodia carceraria del GIP di Padova, deposito atti penali Venezia, mi pare che sia il deposito 3, adesso vado a memoria, ma comunque Venezia perché quello va al riesame, questo ricordiamoci. Comunque ci dice la Corte di Cassazione, in materia di riesame è inammissibile l'atto di impugnazione in mancanza di valida sottoscrizione digitale della richiesta di riesame presentata via PEC. Ecco che quindi, ricollegandoci all'esempio che io vi ho fatto nella parte introduttiva del mio intervento, proprio questa Cassazione mi dice che l'indicazione che mi ha dato ieri la Cancelleria del Tribunale di Mantova mi avrebbe potuto condurre al deposito di un atto inammissibile. Quindi sotto questi profili stiamo attenti alle norme, acquisiamo consapevolezza delle norme. Io lo so che per noi che facciamo questa materia è anche un percorso, se vogliamo, di cultura processuale, cultura giuridica. Io mi ricordo oggi non c'è l'amico Edoardo Ferraro a cui va dato il merito che nei primi incontri ci ha davvero aperto un mondo che per noi che ci occupiamo di diritto processuale penale è un mondo sconosciuto. Il primo incontro è stato fatto, se non sbaglio, Raffaele, un anno e mezzo fa, due anni fa, e ci si diceva, vedrete che si formerà Cassazione sul punto. Quindi mi raccomando. Quindi da un lato acquisiamo consapevolezza delle norme, dall'altro, mi si permetta la battuta, non fidiamoci di quello che dicono le cancellerie, perché tanto alle cancellerie interessa soltanto avere il fascicolo, l'atto depositato cartaceo in fascicolo, loro sono a posto. Il problema poi è nostro, perché se il procuratore della Repubblica di turno, piuttosto che il presidente d'ufficio, ci dicono che l'atto è inammissibile, ecco che poi i problemi sono solo nostri. Ora, da un lato la Corte di Cassazione ci dice che è inammissibile il riesame, dall'altro però, attenzione, vi è una seconda pronuncia, questa è di poco antecedente, è sempre la sezione sesta. Questa è una sentenza del 9 luglio 2021 ed è la numero 26313, in cui la Corte di Cassazione ci dice che in tema di disciplina emergenziale per la pandemia da Covid-19 è inammissibile la memoria difensiva che, pur essendo stata ritualmente trasmessa a mezzo posta elettronica certificata, risulti priva di sottoscrizione digitale. Quindi, da un lato abbiamo visto che non c'è solo ed esclusivamente un riferimento giurisprudenziale riferito alla materia delle impugnazioni. Qui si fa riferimento generico a memoria difensiva. Ecco, sul punto mi permetto di fare un'altra veloce correlazione alla differenza fra
il deposito ordinario, il deposito che attiene alle impugnazioni. Lorenza ha correttamente e pertinentemente ricordato che anche gli allegati devono essere sottoscritti digitalmente, e io concordo con Lorenza laddove dice: ma se io non ho sottoscritto digitalmente un allegato, perché deve essere inammissibile l'intero atto di impugnazione? Non terrà, sarà inutilizzabile o inammissibile l'allegato che deposito, ma per quale motivo mi devi privare d'effetto il mio atto di impugnazione? Però volevo richiamare la vostra attenzione su un dettaglio di non poco momento, almeno a mio avviso di non poco momento, perché, tornando solo un attimo all'articolo 24, il comma 6 quater ci ricorda che la disciplina relativa alla sottoscrizione digitale anche degli allegati fa riferimento non solo all'impugnazione, ma anche alle memorie, ai motivi aggiunti, a tutto quello che attiene al processo di impugnazione. Quindi, per fare un esempio, se voi fate richiesta di riesame reale e la motivate, e dopo aver visto gli atti depositate una memoria integrativa, eventualmente anche allegando o un atto stesso del procedimento che voi volete richiamare, o qualsiasi altro tipo di atto che nel caso in esame potrebbe, per il vostro assistito, per la nostra posizione, avere importanza, firmateli digitalmente anche gli allegati, perché altrimenti, se troviamo un presidente preparato, è inammissibile. Ecco, e sotto questo profilo, io almeno anche nell'esperienza quotidiana delle udienze sto vedendo che da parte, non lo so, poi mi piacerebbe sentire appunto l'opinione di chi vorrà prendere la parola, sto vedendo che l'approccio delle magistrature è abbastanza leggero sul tema, nel senso che al magistrato interessa avere l'atto all'interno del fascicolo. Penso che sotto questi profili, Lorenza, tu prima hai detto, se il collega non utilizza correttamente, adesso non ricordo se facciamo riferimento al portale, piuttosto che io eccepisco. Sotto questi profili dobbiamo avere più paura di noi stessi che della parte pubblica. Questa mattina una collega mi ha chiesto un parere, un'udienza di opposizione alla richiesta di archiviazione, lei difende l'indagato, si è accorta che l'opponente ha depositato l'atto di opposizione all'archiviazione in originale in cancelleria. Poi non lo so perché è stato accettato, comunque c'era all'interno del fascicolo. Mi ha chiesto, secondo me, che cosa avrei dovuto fare. Io ho risposto, non ti dico che cosa dovresti fare perché non mi permetto, perché non lo so. Ti dico che se vuoi eccepire l'inammissibilità, quello è un deposito inammissibile. Poi starà, almeno, e ripeto su questo davvero, anche perché io insomma non ho assolutamente l'esperienza per darvi delle indicazioni certe, starà a noi cercare di capire come porci, nel senso, se l'avvocato Moro mi deposita un'opposizione all'archiviazione nei termini anche fondatamente quant'altro, però deposita cartaceo, che cosa vado a lamentare? Che mi ha violato il diritto al contraddittorio? Non credo. Vado a lamentare che non ha usato il deposito telematico. Sì, io sono l'avvocato puntiglioso, rispettoso della norma di legge, poi l'avvocato Moro probabilmente mi toglie il saluto, però... No, ma veramente io l'ho eccepito. Ecco, vedi. A me è proprio capitata una cosa del genere, nel senso che sto ancora aspettando lo scioglimento della riserva da parte del GIP, però era da poco entrata in vigore la normativa di GCA che prevedeva appunto l'atto di opposizione alla richiesta di archiviazione tra gli atti appunto da depositare a mezzo portale, e nel caso di specie l'opponente aveva fatto un doppio deposito, uno a mezzo raccomandata e vabbè, e un altro a mezzo PEC ma non confirma in digitale. Io vi devo dire la verità, ho eccepito comunque, ecco. Adesso vediamo, però e qua ci ricolleghiamo. Però è anche vero, scusa se ti interrompo, che se penso ai motivi di inammissibilità, ad esempio, dell'appello, sono, come è giusto che sia, previsti espressamente. Certo, però ci ricolleghiamo. Vedi che poi alla fine, anche parlando di cose pratiche, passiamo dal pratico al teorico. Ci ricolleghiamo un pochino anche a quello che poi è la stessa Corte di Cassazione che dice... che per l'appunto la mancata sottoscrizione digitale dell'atto
fatto non consente di verificare l'autentica provenienza del medesimo. Questo lo dice in particolare quando appunto vieta al pubblico ministero, alla parte pubblica, di avvalersi dello strumento digitale. Prima di approfondire queste tematiche, però, abbiamo visto sia in tema di riesame, ma comunque quindi in tema di impugnazione, che anche in tema di memoria, chiamiamola generica, memoria 121 CPP, così salviamo tutto, che è richiesto il rispetto del requisito della firma digitale. Importante è anche l'indirizzo di posta elettronica certificata, da un lato da cui mandiamo l'atto, dall'altro a cui spediamo l'atto. Non possiamo seguire l'orientamento della Presidente della Corte d'Appello di Venezia, come ha detto Lorenzo, perché è inammissibile. Avvocato, lo mandi pure a gip.gup.giustiziacert.it. No, io lo mando al deposito atti penali. Se poi non lo stampate è un problema vostro, io come difensore salvo. E infatti la Corte di Cassazione ci dice, questa volta però con riferimento ad un difensore che aveva mandato l'impugnazione in modalità telematica da un altro indirizzo di posta elettronica, seppur certificato, ci dice con sentenza, questa è una sezione terza, 8 luglio 2021, per chi volesse segnarsela, 26009, è inammissibile l'impugnazione quando l'atto è trasmesso da un indirizzo di posta elettronica certificata che non è presente nel registro generale degli indirizzi certificati. Da un lato, se non è una PEC, non è una PEC. E questo è una considerazione di carattere più generale. Nello specifico, ci dice la Cassazione, è altresì inammissibile quando l'atto è trasmesso da un indirizzo di posta elettronica certificata che non è intestato al difensore. Ora, anche qui, secondo, può sembrare quasi inutile sottolinearlo, però tutti noi abbiamo una dimestichezza ancora parziale con questi strumenti, quindi forse evidenziare certi aspetti potrebbe non essere negativo. Nel caso in cui noi si sia nei nostri studi e il collega della stanza accanto abbia depositato un atto di impugnazione, scusate, sta passando un'ambulanza, dicevo, il collega titolare del della difesa abbia sottoscritto l'atto di impugnazione in modalità digitale, l'abbia firmato e per mille motivi dica al collega di studio: Jacopo, per cortesia, depositamelo tu. Sì, glielo deposito io, ma con la sua PEC, non con la mia. Potrebbe sembrare una prospettazione inutile, però se la Cassazione si è pronunciata su questi profili vuol dire che è successo. Quindi, solo ed esclusivamente dall'indirizzo di posta elettronica certificata che è intestato al difensore che deposita l'atto. Abbiamo visto la memoria generica, abbiamo visto l'impugnazione, c'è una sentenza specifica del 12 marzo 2021, è la 9887, è la sezione prima, che ci dice... E questa volta sì, è una giurisprudenza che fa riferimento alla casella di arrivo e non di partenza, che sono inammissibili i motivi nuovi del ricorso per Cassazione trasmessi da una casella di posta elettronica certificata diversa da quella individuata dal provvedimento del DGCIA. Quindi anche la Corte di Cassazione ci dice che la Corte d'Appello di Venezia ha suggerito a noi avvocati ignari e spaesati di farci dichiarare inammissibili i nostri depositi. Questa è una carrellata di prime pronunce di legittimità che per l'appunto attengono al deposito telematico per quanto riguarda la provenienza degli atti da parte dei difensori. Quindi, riassumendo e concludendo sul punto, firma digitale e attenzione alla PEC di invio e alla PEC di destinazione. Non derogate mai a queste due direttrici.
Se ci sono dubbi, se ci sono incertezze, se non ci si fida, il presidente Arnau ha fatto riferimento in parte introduttiva alla riforma Cartabia, all'obiettivo di rendere stabile e definitiva la digitalizzazione. Se per mille motivi non vi fidate, avete dubbi, avete perplessità, o chiediamoci, facciamo aiutare, o finché è facoltativo, ricordiamoci che è facoltativo. Se la cancelleria mi dice che glielo posso depositare all'indirizzo del cancelliere jacopo.algiundi@giustizia.it, non glielo deposito, mi raccomando, mi raccomando. Ciò detto, è interessante la posizione che ha preso la Corte di Cassazione in tema di facoltà, o meglio di potere, della parte pubblica, del pubblico ministero, della Procura Generale, di avvalersi dello strumento telematico. Si è verificato un caso, qui si trattava di un appello del pubblico ministero in materia di ordinanza di revoca di una misura cautelare personale. Cosa successe nel caso di specie? Successe che il pubblico ministero depositò l'appello ex articolo 310 avverso questa misura di revoca, ordinanza di revoca della misura cautelare personale, sì, dalla PEC dell'ufficio, ma con un atto non sottoscritto dallo stesso pubblico ministero con firma digitale. Cioè il pubblico ministero ha fatto il classico atto stampato, firmato e scansionato. Evidentemente o la Corte di Cassazione d'ufficio o la difesa in sede di ricorso, in sede di giudizio di Cassazione, hanno eccepito la violazione della norma. E attenzione, che ci dice la Corte di Cassazione che solo la firma digitale, al pari della sottoscrizione del documento cartaceo, consente di riferire l'impugnazione all'autore della stessa, e questo l'abbiamo visto. Ma nel caso di specie ci dice: la sua assenza non può ritenersi superata dalla sola certezza della provenienza dell'atto dall'ufficio di riferimento, nel caso garantita dall'utilizzo di una casella di posta elettronica certificata assegnata alla relativa segreteria. A ragionare diversamente, infatti, ci dice la Cassazione, si dovrebbe ritenere che un atto cartaceo, pur non sottoscritto dal pubblico ministero che impugna, varrebbe comunque ad incardinare ritualmente l'impugnazione solo perché consegnato dall'addetto della segreteria dell'ufficio. Ecco che quindi, anche in relazione alla parte pubblica, la Corte di Cassazione da un lato riconosce la necessità di provvedere all'utilizzo della firma digitale, pena declaratoria di inammissibilità. Però c'è un di più. C'è un di più, perché in una pronuncia di poco precedente, di un mese, quasi un mese esatto prima, la prima pronuncia, quella che ho appena letto, è la 26 luglio 2021, sezione sesta 29199. Con una pronuncia di poco di un mese precedente, la pronuncia 24 giugno 2021, 24714, ci dice la Corte di Cassazione, e qui secondo me sono ragionevolmente convinto che sul punto l'orientamento potrà essere modificato, quantomeno si potranno verificare orientamenti discordanti, ci dice expressis verbis la Corte di Cassazione che è inammissibile l'impugnazione inviata dal pubblico ministero a mezzo PEC, in quanto l'articolo 24 di cui ci ha parlato Lorenza consente tale modalità di deposito alle sole parti private cui testualmente si riferisce la norma, richiedendo anche che l'atto sia sottoscritto con firma digitale, e questo lo abbiamo visto. Però la Cassazione dice, e qui ci sarà da discutere secondo me, strumento la firma digitale di cui attualmente non dispongono gli uffici di procura. Ora,
A me non risulta che gli uffici di procura non dispongano della firma digitale, perché se voi avete ricevuto, sicuramente avete ricevuto delle conclusioni scritte da parte della procura generale, abbiamo visto che sono firmate. Non so se state vedendo quello che condivido. Questo è un esempio di conclusioni anche abbastanza articolate, in cui la Corte di Cassazione, la Procura Generale ha chiesto il rigetto di un appello che avevo depositato. Ora farò una scorsa veloce, perché vi dico la verità, non ho fatto in tempo ad oscurare il nominativo, quindi andrò velocissimo solo per far vedere che l'atto è firmato. Vedete che nella parte in alto a destra c'è la firma del Procuratore Generale con tanto di indicazione del nominativo. È una pronuncia che lascia adito a qualche profilo di dubbio, a qualche profilo di discussione, di perplessità, perché da un lato mi dici: non puoi tu, procuratore generale, tu pubblico ministero, non puoi utilizzare lo strumento informatico perché la norma fa riferimento alle sole parti private. Bene. Però dall'altro mi dici: ti chiedo anche che ci sia la firma digitale, strumento di cui attualmente non dispongono gli uffici di procura. Al netto che gli uffici di procura dispongono e disporranno, ma allora il problema qual è? Che è inammissibile perché la norma non consente alla procura di utilizzare quel tipo di strumento, o inammissibile se non c'è la firma digitale? Sono convinto che, secondo me, se l'orientamento della Cassazione dovesse essere confermato sotto questo punto, saranno le stesse procure a ricorrere a loro volta al fine di ottenere una decisione diversa. Ripeto, se la disciplina è riservata, è vero che la disciplina sul processo cartolare non è disciplinata dall'articolo 24, è disciplinata da un'altra fonte normativa, e che quindi si potrebbe sostenere che sono due fonti normative distinte, però è anche vero che nei processi cartolari d'appello la firma digitale viene naturalmente utilizzata, e viene utilizzato non solo la firma digitale, ma viene utilizzato per l'appunto lo strumento digitale per il deposito delle conclusioni. Ciò detto, a distanza di un anno e mezzo dall'introduzione di queste norme, su questi profili, come aveva anticipato l'avvocato Denaro, su questi profili per ora si è pronunciata la Corte di Cassazione. Questi, ripetiamo, sono pronunce che attengono a profili di inammissibilità per violazione della normativa sul deposito telematico. C'è di più, perché, come è stato anticipato in parte introduttiva, la disciplina emergenziale non solo fa per l'appunto riferimento alla facoltà per le parti di depositare telematicamente gli atti, ma ha introdotto quello che noi tutti definiamo il famigerato procedimento cartolare d'appello. Ora, in tema di procedimento cartolare d'appello, la disciplina ormai penso sia nota alla stragrande maggioranza di noi. Dobbiamo, al fine di padroneggiarla sempre di più, almeno a mio modestissimo avviso, scinderla in due ambiti. Da un lato, la prima parte della disciplina che attiene alla modalità di instaurazione del contraddittorio fra le parti, che vediamo dopo. Dall'altro, ed è la disciplina che noi approfondiamo in questa prima battuta, dobbiamo soffermarci un attimino, la rivediamo insieme velocemente, la disciplina che fa per l'appunto riferimento ai poteri che vengono riconosciuti alle parti, o meglio alla scelta che viene rimessa alle parti se celebrare il processo in forma canonica o se celebrare il processo in forma cartolare. Qui mi fermo. Perché mi fermo?
Perché ai noi, devo dire, io non a caso ho detto, dobbiamo scegliere se il procedimento d'appello si celebra in forma canonica, ordinaria, quindi per noi la celebrazione in forma canonica ordinaria del processo d'appello è ovviamente la discussione orale, o se avvalerci della procedura cartolare. Siamo ai limiti della provocazione. Perché siamo ai limiti della provocazione? Perché nel famoso prospetto di riforma Cartabia, ora mi perdonerete, non ho la normativa, l'articolo di riferimento sotto mano, ma fidatevi che c'è, c'è un passaggio della riforma Cartabia in cui si dice che la cartolarizzazione del processo d'appello da extraordinaria nell'intento del legislatore deve divenire ordinaria. E quindi la straordinarietà non riguarderà più la trattazione cartolare nell'ottica del legislatore. La straordinarietà riguarderà la discussione orale come siamo sempre stati abituati a farla. Per quello io ho detto dobbiamo scegliere fra il canonico e lo straordinario, perché per noi il canonico è una cosa e lo straordinario è un'altra. Nell'ottica del legislatore le parti si sono invertite, le parti si sono invertite. Quindi, tornando a noi, nel momento in cui noi riceviamo la notifica del decreto di fissazione di citazione a giudizio in appello, la prima cosa che dobbiamo chiederci è se scegliere la formula discussione orale o se avvalerci della procedura cartolare. La norma ci dice che la richiesta di discussione orale è formulata per iscritto dal pubblico ministero o dalle altre parti entro 15 giorni prima della celebrazione dell'udienza. E attenzione, perché questo termine è un termine perentorio. Ora, volevo confrontarmi con voi su un punto che anche qui può avere la valenza che può avere, ma visto che ci siamo, approfondiamo. Io personalmente, quando chiedo alla Corte d'Appello che il procedimento venga celebrato in forma orale, faccio il mio bel PDF nativo, lo firmo digitalmente e lo deposito. A me è capitato di vedere, perché poi la cancelleria ce li gira, no? Dei colleghi che, pur scrivendo al deposito atti penali, mandano una PEC senza allegati, senza atto, con scritto in relazione al procedimento XY chiedo la trattazione orale. Vale o non vale? Cioè, possiamo considerarlo una comunicazione efficace a norma di legge? Ora, ripeto, non sto facendo queste considerazioni per una impostazione puntigliosa, sto facendo queste considerazioni davvero per confrontarmi con voi. Cioè, se il procuratore generale dovesse dire no, avvocato, tu dovevi depositare, come le norme del DGC e come le norme dell'articolo 24 ti impone, la tua istanza per iscritto firmandola digitalmente. Tu l'hai inviata, sì, attraverso l'indirizzo di posta elettronica certificata che ha te intestato. Ma non esiste un atto sottoscritto con firma digitale. E allora, visto che abbiamo appena passato in rassegna tutta la carrellata giurisprudenziale che ci dice che la firma digitale è necessaria a pena di inammissibilità, che succede se io mi limito a dire alla Corte d'Appello, cara Corte d'Appello, ti chiedo la trattazione, nei termini, cara Corte d'Appello, ti chiedo la trattazione orale, cordiali saluti. A mio modo di vedere, prestiamo il fianco a una possibile eccezione da parte della Procura Generale. Per i motivi giurisprudenziali che abbiamo visto, non è una sensazione personale, ovviamente. Quindi, facciamo questo sforzo, so che pesa, perché ogni volta che ricevi l'atto devi instaurare questo contraddittorio cartolare, però facciamo lo sforzo qua. Prepariamoci un modello e cambiamo i numeri di riferimento, i nominativi all'occorrenza. Il mio suggerimento, che nasce per l'appunto dall'approfondimento della giurisprudenza, anche nel momento in cui formulo la richiesta di trattazione orale, formuliamola mediante il deposito telematico di un atto
in formato PDF, sottoscritto con firma digitale, senza limitarci a mandare una PEC. Quindi termine perentorio di 15 giorni liberi. Sul punto è interessante perché l'articolo 23 del fu decreto legge 149/2020, che è la norma che ha introdotto il processo per tolare d'appello, ci dice: entro lo stesso termine perentorio l'imputato formula a mezzo del difensore la richiesta di partecipazione all'udienza. Che succede secondo voi qualora fra l'intenzione del difensore e quella dell'imputato ci sia difformità? Cioè, il difensore dice: non ci vado, rialto le 2:30, piove, fa freddo, c'è acqua alta, a me sta benissimo il cartolare. E l'imputato gli dice: no, tu ci vai. Che facciamo secondo voi? Che fareste? Anche qui ci siamo Lorenzo mi ero ripromessa che non ne avrei parlato e non ne parlo. Diciamo solo che c'è stata un'interlocuzione che andrà avanti e tra la Corte d'Appello e i soggetti preposti, e si è posto il problema: che succede in caso di difformità? Ora, il codice di procedura penale che cosa ci dice? Ci dice che l'imputato, in tema di impugnazioni, volendo, può togliere effetto l'impugnazione proposta dal difensore. Anche qui, siccome noi siamo dei tecnici, nel momento in cui forniamo delle giustificazioni dobbiamo trovare un appiglio normativo che legittimi quel che diciamo. Non possiamo limitarci a dire: per me prevale l'imputato perché la sua volontà è più importante. Perché io potrei rispondere a un'obiezione di questo tipo: sì, ma il difensore sono io, l'aspetto tecnico lo conosco io, prevale la mia volontà, ti consiglio il cartolare. Ora, qualora dovesse verificarsi, e può verificarsi, noi andiamo a trovare il nostro imputato in carcere e questo ci mette per iscritto, ci dà un foglio in mano, che lui vuole che l'udienza venga fatta in presenza. Non penso che noi ci si possa rifiutare. Possiamo rinunciare al mandato forse, ma quello è un altro discorso. Però se il mio imputato vuole che il processo si celebri secondo la forma ordinaria, io ritengo che prevalga la volontà dell'imputato. Poi non so se qualcuno di voi ha un pensiero di forma sul punto, e se ha un pensiero di forma sul punto, ora o più tardi prenda volentieri la parola e ci confrontiamo. E ci confrontiamo, ma perché questa tematica precisamente è stata oggetto di interlocuzione e sarà oggetto di interlocuzione, ma non solo perché è stato oggetto di interlocuzione, ma anche e soprattutto perché può capitare nell'esperienza quotidiana di tutti noi. Perché qui non si sta scegliendo, come può essere in un'udienza preliminare, facciamo un abbreviato, facciamo un patteggiamento, discutiamo l'udienza preliminare. Qua si sta scegliendo sulla base di quale rito incardinare il procedimento, il processo, anzi. Il processo è incardinato, si tratta di scegliere attraverso quali modalità verrà celebrato. E ritengo che fra la volontà del difensore e la volontà dell'imputato prevalga sempre e comunque la volontà dell'imputato. Ecco che per quanto riguarda la volontà dell'imputato potrebbero esserci dei problemi, chiamiamoli fini di prova, perché la norma mi dice che l'imputato deve formulare la richiesta a mezzo del difensore. Ma se l'imputato mi fa una telefonata, io posso anche far finta di non... o mi manda un messaggino, o vieni in studio e me lo dice a voce, io potrei anche dimenticarmene. Ovviamente sto provocatoriamente esagerando, ma per quale motivo? Perché non vorrei che qualcuno di noi un domani potesse prestare il fianco a critiche da parte del suo assistito e a pure ipotetici profili di responsabilità, perché io ho fatto il procedimento in via cartolare, ma lui mi aveva detto di andare in corte d'appello. Quindi ricordiamoci che se l'imputato vuole formulare la richiesta di discussione orale lo deve fare tramite noi. E sulla tematica di un'eventuale discordanza, personalmente ritengo che prevalga la sua volontà.
Se qualcun altro ritiene che vi siano delle soluzioni diverse, io sono tutto orecchi perché mi ha dato da pensare parecchio la tematica. Quindi, in primo luogo, impugnazione e trattazione cartolare, ricordiamoci il termine perentorio di 15 giorni. La seconda parte della norma, abbiamo visto c'è una prima parte che è dedicata alle modalità di instaurazione delle alle modalità di celebrazione dell'udienza. La seconda parte della norma è dedicata alle modalità di instaurazione del contraddittorio, posto che la norma ci dice che entro il 10° giorno precedente l'udienza la Procura Generale o il Pubblico Ministero devono formulare le conclusioni, peraltro con atto trasmesso alla Cancelleria. Noi difensori, ricevute le conclusioni entro qui 5 giorni antecedenti l'udienza, possiamo presentare le conclusioni con atto scritto. Ok, fermiamoci un attimino. Non so se vi è mai capitato, a me personalmente è capitato il mese scorso, di trovarvi nella situazione in cui non siete nella condizione di poter rispettare il termine di 5 giorni antecedenti la data dell'udienza, perché la Cancelleria della Corte d'Appello ve lo trasmette in ritardo. A me l'ha trasmesso 3 giorni prima della data dell'udienza. Peraltro erano quelle conclusioni che ho condiviso prima con voi, quindi erano delle conclusioni, vediamo se riesco a riaprirvele, in cui il pubblico ministero, vedete, era entrato nel merito, la ricostruzione della dinamica di svolgimento dei fatti, eccetera, appare coerente, il contributo fornito dalle immagini non si pone in contrasto con la narrazione compiuta dai pubblici ufficiali, era una resistenza pubblico ufficiale, non è dato comprendere sulla base di quali elementi possa essere valutato 393 bis, eccetera. Bene. Mi viene trasmesso questo atto di conclusioni in ritardo rispetto al termine che chiede la legge. Ecco che qui vedete che quando noi riceviamo delle conclusioni di questo tipo, dovremmo esercitare il diritto al contraddittorio se ci avvaliamo dello strumento cartolare. Perché attenzione, qui non si tratta di conclusioni, vediamo se dovrei... di conclusioni come altre che possono capitare, adesso ve ne tiro fuori una, ma per farvi capire proprio la diversità di come si era posto quel singolo procuratore generale rispetto ad un altro, ecco qui arrivo. Non si tratta di conclusioni articolate. Può essere il caso, vediamo se me la apre, non la trovo più, adesso ci arrivo, può essere il caso di conclusioni di questo tipo. Il pubblico ministero formula le seguenti conclusioni: si concorda integralmente con quanto dedotto dalla parte civile e si chiede la conferma della sentenza, punto. Ora, una conclusione di questo tipo può porre due problematiche. Prima problematica, che è più di sostanza: ma che ti replico? Cioè, ho depositato l'appello, ho articolato il mio atto d'appello. Che cosa replico? Tu non fai altro che chiedere la conferma della sentenza di condanna. Io ho depositato l'appello e quindi nell'appello ho indicato le ragioni della che a mio avviso legittimano l'accoglimento dei miei motivi. Che cosa ti devo rispondere? In quel caso lì, io non avevo fatto altro, ma perché ero oggettivamente in difficoltà, in quel caso lì io non avevo fatto altro che, aspettate che sto cercando di aprirvele, tanto per vedere la differenza, in quel caso là io non avevo fatto altro che fare che cosa? Non avevo fatto altro che riprendere le conclusioni del mio atto d'appello e fare un copia e incolla nella sostanza. Nella sostanza, posto che in questo procedimento penale
la Corte d'Appello non mi aveva, cioè la Procura Generale nulla più aveva specificato, io ho, vedete, fatto un copia e incolla delle conclusioni che erano riportate nel mio atto d'appello. Per carità, guardiamo anche la data, era il 13 gennaio 2021, quindi c'era anche da parte delle procure generali, secondo me, meno dimestichezza con la faccenda. Né invece nel caso delle conclusioni articolate che vi ho fatto vedere prima, lì avevo di fatto esercitato un contraddittorio scritto mediante una memoria più articolata. Però il problema è un altro. Il problema è un altro. Da un lato la norma ci dice le parti possono depositare le conclusioni, non devono, possono depositare le conclusioni. Certamente la Procura Generale le deposita se il processo è cartolare, altrimenti si incardina un processo d'appello senza che la Procura Generale partecipi al processo se non deposita le conclusioni. Dall'altro dovremo essere noi diligenti, perché nel momento in cui la Procura Generale deposita delle conclusioni articolate, per intenderci, se fossimo in udienza risponderemmo a tono in udienza, ma in udienza non siamo, noi non siamo tenuti a depositare le conclusioni, perché la norma mi dice possono, non devono, ma se non le deposito non esercito il diritto al contraddittorio. La Procura Generale prende posizione sul mio appello, io non prendo posizione sulle conclusioni della Procura Generale. Però qui si pone un altro problema di cui vi dicevo prima. Ma questo termine di 5 giorni è perentorio o ordinatorio? Perché mentre per la fissazione dell'udienza, cioè scusate, per la richiesta di partecipazione in presenza, il termine viene indicato come perentorio, la norma non lo indica. La norma non lo indica, però sul punto si è già formata giurisprudenza. Ora mi perdonerete perché non ho il riferimento normativo, ma vi garantisco che c'è, perché me la sono andata a guardare. Non ho il riferimento giurisprudenziale, chiedo scusa. Ad oggi la Cassazione stabilisce che anche il termine per il deposito delle conclusioni è perentorio. E allora, se il termine è perentorio e il procuratore generale me le deposita nei termini, ma poi la cancelleria me le deposita tardi, me le notifica tardi, come è successo, si pone un problema non di poco momento per noi. Perché da un lato sì, è colpa della cancelleria, però dall'altro io comunque ho depositato delle conclusioni senza rispettare il termine che la legge prevede. Ora, sempre in sede di interlocuzione, diciamo che non è la soluzione più consona e agevole per chi come noi esercita il patrocinio difensivo dover fare i conti con una norma che ci dice che la Procura Generale deposita le conclusioni alla Cancelleria della Corte d'Appello e che la Cancelleria della Corte d'Appello le notifica ai difensori. Sarebbe forse più agevole stabilire anche a livello normativo, e quindi non solo a livello protocollare, che le parti depositino le conclusioni, visto che utilizziamo la PEC, depositino le conclusioni presso la cancelleria della sezione d'appello competente, con onere di notifica alle altre parti del processo. Così la Procura Generale le deposita, ma le notifica anche a me. Io stesso, voi pensate anche quando nel processo cartolare il collega di parte civile, voi mica lo sapete se ha depositato o no le conclusioni. Allora, e se le ha depositate la sera prima dell'udienza, come fate a saperlo? Per quello, tornando a monte, non possiamo parlare, non prendiamoci in giro. Io, gli amici del Sole 24 Ore, piuttosto che di Walter Scluver, piuttosto che di tutte le case editrici del mondo, processo penale telematico. No, non possiamo parlare di processo penale telematico, perché se io sono la parte civile, l'avvocato Denaro difende l'imputato, e io arsatamente alle 23:59 della sera prima dell'udienza deposito le conclusioni e non glielo dico, come fa l'avvocato Denaro a sapere che io le ho depositate?
Certo, la mia diligenza sarebbe quella di inoltrargliele. Però potrei anche essere un collega non diligente, potrei anche non inoltrargliele. E l'avvocato denaro, magari che ha depositato conclusioni nei 5 giorni antecedenti, non ha la più pallida idea di che cosa abbia scritto io. Quindi, ripeto, soluzione più agevole, soluzione più consona, potrebbe essere quella che onera le parti del deposito di cancelleria da un lato e di notifica a tutte le parti del processo dall'altro. Posto che se di contraddittorio cartolare vogliamo parlare, questa, e nel rispetto dei termini di legge però, solo così verrebbe rispettato il diritto al contraddittorio, anche perché altrimenti è inutile che ci lamentiamo quando andiamo a fare l'udienza in opposizione all'archiviazione che il collega dell'indagato piuttosto che l'opponente il giorno prima ha depositato una memoria e noi lamentiamo la violazione 127. Sì, ma allora, posto che, attenzione, secondo l'intento del legislatore questa diventerà la modalità ordinaria e solo la discussione orale diventerà straordinaria, cominciamo a far valere il diritto al contraddittorio anche telematicamente. Certo, il collega è diligente, sicuramente me le manda, e se non me le manda io non posso esercitare il diritto al contraddittorio, anche perché l'obbligo di deposito delle conclusioni è imposto dalla legge al solo procuratore generale, non alle altre parti. E questi sono temi che un pochino, secondo me, ci dovranno far riflettere, al netto del fatto che è l'ennesima conferma che chi scrive queste norme non ha nel modo più assoluto dimestichezza con quella che è la prassi, che è la prassi dei nostri tribunali. Però io resto convinto anche di un'altra cosa. Non ci possiamo non ci possiamo cullare sugli allori pensando che qualcuno risolverà il problema al posto nostro. E dobbiamo essere degli avvocati attivi, dobbiamo essere degli avvocati interessati, dobbiamo essere degli avvocati consapevoli di quelli che sono i nostri strumenti, di quelle che sono le nostre prerogative. Perché il telematico, sia per quanto riguarda, soprattutto per quanto riguarda il deposito, ma anche per quanto riguarda un'udienza cartolare, può avere dei vantaggi, al netto del fatto che tutti noi lo sappiamo, che il rito resta il rito che noi conosciamo. Però dobbiamo fare ricorso a tutte quelle che sono le nostre energie e soprattutto tutte quelle che sono le nostre competenze per far sì, finché le cose non si modificheranno, che anche il rito cartolare, se di rito cartolare vogliamo parlare, sia un rito in cui il contraddittorio è veramente garantito. Io mi ero ripromesso di terminare entro le ore 17. Sono le ore 16:51 e la carrellata giurisprudenziale che mi era stata affidata ho cercato di ripercorrerla e nella speranza e nell'auspicio di non avervi ovviamente annoiato. Come eravamo d'accordo con Raffaella e con Lorenza, noi avevamo pensato di dedicare quest'ultima parte dell'incontro ad un botta e risposta, insomma, ad uno scambio di domande, di riflessioni, se la cosa vi sarà di vostro gradimento. Quindi io sono a vostra disposizione e vi ringrazio per l'attenzione. Bene, grazie Jacopo, grazie anche a Lorenza che prima non avevo avuto modo di ringraziare. E io intanto mi ero annotata 3 colleghi che avevano scritto delle domande, magari visto che insomma il tempo c'è. Inviterei, erano i colleghi Marco Carretta, Beatrice Riccardi e da ultimo visto Carla Beghin, se vogliono prendere la parola e intervenire direttamente. Buonasera. Sì. Buonasera. Sono Beatrice Riccardi, io ho posto la domanda perché stamattina ho depositato un atto di opposizione all'archiviazione. La puoi ripetere, nel senso io mi ero presa nota ma così per semplificare. Sì, allora la mia domanda era se vadano firmati digitalmente gli allegati anche relativi all'atto di opposizione all'archiviazione o no, non serve, non è necessario.
E basta, appunto perché stamattina ho depositato un atto e anche con gli allegati e siccome appunto sentivo che è inammissibile l'allegato non firmato digitalmente per quanto riguarda l'impugnazione, tipo l'appello, mi chiedevo se valesse lo stesso per l'opposizione. Allora, qui c'è un problema di coordinamento delle norme, nel senso che se si legge l'articolo 24,6 quinques, dice che è stato introdotto nella conversione del decreto legge 137, quindi a dicembre 2020, si legge alle opposizioni di cui all'articolo 410, 461, 667, quindi anche all'opposizione all'archiviazione, si applicano le disposizioni di quei commi 6 bis, 6 ter e 6 quater, quindi anche quella per cui gli allegati andrebbero firmati digitalmente. In realtà interviene poi a gennaio il decreto ministeriale che inserisce le opposizioni di cui all'articolo 410 negli atti a deposito obbligato al portale penale telematico, che invece non prevede la sottoscrizione digitale degli allegati. Non sono coordinate le due norme, come spesso avviene, per scrupolo io lì li sottoscriverei digitalmente, ma non credo che questo possa costituire un problema. Va bene, grazie allora. Bene. Sì, buongiorno, intervengo io sulla questione che avevo posto poco fa. Il mio caso è un po' un ibrido tra la prassi precedente, cartacea, puramente cartacea, e la nuova normativa sul telematico. Mi ponevo lista testi depositata con firma a penna, diciamo, del difensore, scansionata e poi firmata digitalmente, quindi con un PDF non nativo. La questione mi è successa poco fa, il giudice per la verità l'ho visto anche lui un po' in difficoltà ed è ancora sub giudice, per cui mi chiedevo, ecco, secondo voi se può essere ritenuto inammissibile la lista testi depositata così oppure una mera irregolarità. Grazie. Chi vuole rispondere? Io due anche. Non utilizzerei nel modo più assoluto questa modalità, perché la norma richiede specificamente che il file sia un digitale, e è vero che anche la posizione della firma digitale sulla scansione consente la verifica sull'autenticità e sulla validità della firma digitale, ma nel momento in cui la norma richiede espressamente che l'atto sia un file nativo digitale e non una scansione per immagini, può essere un modo per prestare il fianco a profili di criticità. Quindi o lo depositiamo in cartaceo o utilizziamo un file nativo digitale, ma non facciamo scansioni sottoscritte e poi firmate digitalmente, se non per gli allegati quando la legge lo richiede, perché ora adesso dovrei riguardare la norma se è specificamente inserita come appena di inammissibilità, però certamente è una modalità di deposito che non è rispettosa di quello che prescrive la disciplina. Se posso, la norma dice il deposito deve essere effettuato secondo le specifiche tecniche indicate dalla DGSIA, che appunto indicano l'atto nativo. Quindi io concordo con Jacopo in toto. Sì, per quanto la sanzione dell'inammissibilità non sia prevista. Era il discorso che facevo anch'io rispetto a un deposito, diciamo, non attraverso il portale di un'opposizione o una richiesta di archiviazione. Sì, non è prevista specificatamente, però è... non lo so, bisognerà vedere. Diciamo che è un po' tutto da scoprire. Sì. Però grazie. C'è un po' questo duplice aspetto, secondo me. Cioè, da un lato è vero che è scritto deve, però è anche vero che non è prevista espressamente una sanzione. E quindi, secondo me, resta comunque una cosa un po'...
sì, come diceva il collega, ibrida e probabilmente potrebbe anche esserci un... cioè io personalmente non userei quella modalità, però secondo me una declaratoria di inammissibilità, non so se un giudice si prenderebbe il rischio di pronunciarla, ecco. E c'è di più da dire che in realtà il giudice non dovrebbe vedere il foglio cartaceo che ha nel suo fascicolo, ma dovrebbe andare a vedere il file depositato, perché per assurdo la firma potrebbe essere un'immagine di una firma posta su un file Word trasformato in PDF nativo, quindi, e non scansionato, perché noi presupponiamo che sia una scansione perché vediamo una firma grafica, ma può essere invece un'immagine apposta su un Word trasformato in PDF e poi firmato digitalmente. Quindi in realtà, per andare a verificare se è conforme o meno agli standard della digisia, Bisognerebbe il vedere. giudice dovrebbe andare ad acquisire il file dalla PEC. Ecco. Sì, come dicevo prima, adesso stampano, mettono nel fascicolo e quindi con buona pace di tutte le norme tecniche, come per vedere se è stato scansionato l'allegato a più o meno di 200 dpi, nessuno lo guarderà mai. Sì, diciamo Sì. che questo presuppone, scusi collega, no, dicevo, questo presupporrebbe che durante le udienze i giudici siano dotati del PC e possano controllare. Allo Stato non hanno neanche l'accesso alle PEC, No, le appunto risposte quello penali, quindi c'è proprio. era proprio, scusi collega. Sì, mi permetto di osservare proprio a questo proposito che il giudice non aveva neanche la stampa della lista testi sul fascicolo, quindi cioè, è stata sollevata perché era stata consegnata dalla parte civile la copia, per cui siamo proprio alla frutta. Sì, ma direi che il problema allora è ancora Ecco, più radicale. sotto questo profilo, anche qui sembra una questione solo pratica, però anche qui a me è capitato a Cremona, per esempio, lista testi depositata, il giudice non l'aveva in fascicolo. E quindi, tornando alla domanda, secondo me allo stato attuale non eccepiscono un'inammissibilità. L'inammissibilità ce la eccepiscono se facciamo una scansione non firmata digitalmente, quella ce la possono eccepire e sarebbe anche fondata. Se e quando si arriverà ad avere un terminale tipo PCT, per intenderci, anche nel penale, allora sì, non ci sarà più consentito nemmeno fare scansioni con la firma digitale. Ma allo stato dell'arte, secondo me, finché i nostri file sono firmati digitalmente, pur se non rispettosi della normativa, ecco, sull'impugnazione no, non mi fiderei mai, ma per gli effetti pratici che può avere. Finché i file non sono firmati digitalmente, è difficile che ce li dichiarino inammissibili. Se però manca, è vero che il giudice vede il cartaceo, ma se manca la coccardina della firma digitale, quello è l'unico motivo che secondo me allo stato attuale li legittimerebbe a rigettarsi gli atti. Diciamo che è sempre bene andare in udienza con una stampata di quello che si è depositato per ogni evenienza se non ci fosse nel fascicolo, giusto per non entrare nella prassi che ci raccontavano i colleghi civilisti delle copie di cortesia. E avevo visto che aveva scritto qualcosa la collega Carla Beghin. Sì, buonasera colleghi, mi sentite? Buonasera. In Sì. realtà stavo solo dando un contributo riflettivo su quello che ha detto il collega Giundi, riguardo al fatto che quando il processo d'appello è cartolare c'è il rischio o di non essere tempestivi nel deposito delle memorie e delle conclusioni o di non poter avere la possibilità di vedere gli atti delle altre parti. 20 giorni fa dalla Corte d'Appello il Presidente Dottor Citterio mi è stata notificata via PEC la citazione per la parte civile e il Dottor Citterio, ritengo per ovviare solo a una parte di questo problema, ha disposto che la PG debba depositare conclusioni fino a non oltre 10 giorni prima della data dell'udienza, invece le parti 5. In questo modo sicuramente, non dico che la Cancelleria ci notifichi conclusioni, anche se sarebbe auspicabile, ma senz'altro questo fa capire che il Presidente si è posto un problema, dice quantomeno le parti private saranno in grado di prendere atto delle conclusioni della PG e di replicare.
non si è fatto probabilmente lo stesso problema riguardo alla replica tra la parte civile e l'imputato. Ma era un contributo, non era una domanda. No, certo. Era notificato, può essere interessante, insomma, vedere che comunque da parte della Corte d'Appello c'è una presa d'atto del problema che sottolineava il collega Giundi. Però ecco, io collega la ringrazio, sul punto però la riflessione era più diversa, nel senso, è la norma di legge dice 10 giorni per la procura, 5 per la difesa. Il problema qual è? Che la procura la deposita nei termini. O noi siamo bravi e diligenti, prendiamo il traghetto, il vaporetto, andiamo a Rialto. Questo, no, questo senz'altro. È la cancelleria che ci... Intendevo dire che c'era proprio il sottolineare da parte della Corte d'Appello questa cosa. Mi sono capitati altri provvedimenti dove si fa un riferimento generico nei termini stabiliti. Qui c'è proprio... io l'ho letta, siccome è la prima volta che la vedo, l'ho interpretata come dire mi pongo questo problema. Certamente rimane nell'altro senso, bisogna prendere il traghetto, andare a vedere o avere il collega. No, rimane nel momento in rimane, cui la cancelleria ci notifica e ci notifica nel termine inferiore a 5 giorni le conclusioni pur tempestive della procura, quello rimane. Certo, certo. Bene, grazie. E la collega Michela Lupi, Michela, se vuoi prendere la parola. Scusami, non riuscivo, ciao. Ecco, mi domandavo, siccome a meno che io non sia rimasta indietro, se che il DM 13 gennaio 2021, 24 bis, appunto dava le rinunce e le revoche dei difensori di fiducia, la non accettazione? Mi senti? La non accettazione, se siamo in tribunale, può essere depositata in cartaceo o deve necessariamente essere fatta con portale? Secondo me si può, io penso però, che si possa depositare anche in cartaceo. Mi chiedevo, ecco. Anch'io. Cioè, personalmente, sì. Io penso si possa fare in entrambi i modi. Perché sì. Volevo anche la vostra opinione, visto che sono meno tecnologica di molti altri colleghi più giovani e molto più bravi di me in queste cose. Sì, e se posso, Michela, un'altra cosa, le nomine, le rinunce, le revoche, le non accettazioni, quando il procedimento non è più in fase di indagine, ma è già incardinato davanti al tribunale, in realtà io mi ostino a depositarle anche a portale, perché secondo me il decreto ministeriale non specifica la fase, ma in realtà il portale mi dice sì, te la fase delle indagini non è in fase coerente, certo. Quindi mandalo via PEC all'autorità competente, che se no nessuno sa che tu sei il difensore. E quindi, a maggior ragione, essendo atto indirizzato al tribunale, al GIP, piuttosto che via PEC o via cartacea, perché se è facoltativo il via PEC. Certo, comunque volevo dire, ricollegandomi a quello che diceva Jacopo prima, che è successo anche a me questa cosa, che io ho mandato le mie conclusioni, era un reato prescritto, vi era una parte civile, il PG ha dato le sue conclusioni via telematica, io le ho inviate, telefono per sicurezza, dico siete riusciti, cioè tutto a posto, sì, ma non riusciamo ad aprirle, ce le può per favore mandare via email? Allora ho scannerizzato, con un normale scanner anche il PDF dove dava, io avevo fatto un PDF, quello il CADES, non il PADES, in modo che si vedeva che c'era e anche con la mia firma digitale, cioè ho ulteriormente scannerizzato, però loro non riuscivano ad aprirlo. Questo è un tema non da poco. Cioè, che lo hanno detto, guarda, mandatemelo. Ecco, altra cosa, mi sono trovata sempre in corte, che continuano a fissare udienza in presenza per una revoca della sospensione condizionale della pena. Tutte fatte in presenza. Così. Non ero a conoscenza personalmente di questa. Ecco, sì, per cui
mi sono trovata appunto che mi ha gentilmente sostituito una collega che era lì presente, anche perché se non c'è niente da dire, cioè mi va assurdo, cioè con tutte queste indicazioni per altri procedimenti dove proprio non c'è nulla da dire, un procedimento. Magari in quelli dove ci sarebbe da dire. Ecco. Bene, basta, grazie. Grazie a te. Ecco, io questi erano, diciamo, gli appunti che mi ero presa degli interventi che avevo visto fino adesso. Non so se c'è qualcun altro. Raffaella, io volevo aggiungere una cosa, ma perché era un punto... di cui magari lo scrivi in chat finché Jacopo... prego. No, mi sono dimenticato di un punto che volevo trattare velocemente. Sì, abbiamo tempo ancora. No, ma è proprio veloce, ma me ne ero proprio dimenticato. Tema pagamento dei diritti di cancelleria e deposito delle impugnazioni telematiche. Ora, a Padova, fortunatamente, nessuno ci sta chiedendo niente. L'avevamo già trattato in un precedente convegno e quant'altro. Però attenzione, la Corte d'Appello, così come Treviso, per esempio, Tribunale, applicano l'articolo 164 delle disposizioni di attuazione. In particolar modo applicano la norma che ci dice in buona sostanza che è onere del difensore depositare le copie degli atti necessarie per le notifiche alle altre parti. Comma 3. Se non sono depositate le copie indicate nei commi 1 e 2, la cancelleria provvede a farle a spese di chi ha presentato l'impugnazione. Ora, finché utilizzavamo il cartaceo, portavamo le nostre 5, 6, 7, 10 copie e le lasciavamo là. Quante copie le servono e le lasciavamo là? Sul sito della Corte d'Appello di Venezia voi troverete le direttive del dottor Citterio in materia di ricorso per Cassazione. Il dottor Citterio lo dice espressamente che se si deposita il ricorso per Cassazione secondo la normativa emergenziale di cui ci ha parlato Lorenza, si applica il comma 3 dell'articolo 164. Ergo, tu mi devi depositare, devi pagare telematicamente allegando prova dell'avvenuto pagamento in sede di ricorso, i diritti equivalenti al numero di copie necessarie che depositi. Quindi, secondo la Corte d'Appello, se noi depositiamo un ricorso per Cassazione con modalità telematica e depositiamo le nostre 5-6 copie, quelle che servono, dovremo pagare l'equivalente dei diritti cartacei, peraltro, perché loro le stampano. Padova per ora non applica, però Treviso applica. E quindi sul punto, anche qui, se il tribunale mi chiede di pagare le copie telematiche, io deposito cartaceo per ora, perché purtroppo ci sono alcuni uffici che le chiedono, le marche. Volevo aggiungere solo questo perché me ne ero proprio dimenticato. Su questo punto, se posso, Jacopo, secondo me c'è una questione che si porrà, che prima o poi approfondirò, quando perché c'è stato un momento in cui le chiedevano anche a Padova, poi hanno subito smesso, E secondo me l'articolo 164 parla di spese, non di diritti. E secondo me sono due questioni, sono due dizioni differenti. Per cui ti pago la spesa del foglio di carta, non il diritto, che è secondo me differente. Tant'è che ad esempio quando vai a fare le copie a Venezia di un fascicolo della procura, le fai in camera penale, paghi i diritti di copia e la spesa alla camera penale materialmente della copia fisica. L'articolo 164 parla di spese, quindi secondo me eventualmente ci sarebbe da fare una riflessione col dottor Citterio sul concetto di spesa di diritto. È molto corretto. E vedo che c'è la collega Giulia Pittarello Tringanelli, se vuole pure prendere la parola. Grazie. Sì. Ne approfitto anch'io per porgere due domande. Grazie.
Allora, la prima riguarda gli allegati in ipotesi di invio via PEC. Mi chiedevo se vi sia la necessità di scansionare ogni singolo allegato, facendo quindi un file autonomo per ogni singolo allegato, oppure se sia possibile effettuare una scansione unitaria di tutti gli allegati ed eventualmente quindi fare un'unica firma digitale. La seconda domanda invece riguarda il deposito via PEC dei riesami reali. Nel senso, se non sbaglio, non mi sono persa poi ulteriori modifiche, mi sembra di ricordare che l'articolo 24 faccia riferimento alla necessità di deposito al tribunale di cui all'articolo 309 settimo comma. Quindi mi chiedevo, per l'ipotesi in cui ad esempio io debba depositare un riesame reale a Vicenza, devo effettuare il deposito via PEC comunque all'indirizzo del Tribunale del Riesame di Venezia o come è possibile effettuare un deposito telematico? Queste erano le domande che mi ponevo. Grazie. Vediamo, eccomi qui. Per quanto riguarda gli allegati, a mio avviso, contrariamente a quello che vi diranno tutti i cancellieri a cui viene più comodo avere un unico file con tutti gli allegati, vanno scansionati uno per uno e firmati uno per uno. Questo secondo me, per essere pedissequi, è quello che dice il comma 6 bis dell'articolo 24, che parla dell'indicazione specifica degli allegati che vanno sottoscritti digitalmente per la conformità all'originale, quindi io attesto atto per atto la conformità al suo originale. Quindi quello io lo farei in questo modo e così ho avuto modo di discutere di questa cosa anche con Massimo Cesaro in procura, anche che invece sostiene che è molto più comodo per loro anche al portale avere un unico file, questo sempre perché loro stampano tutto e così mandano in stampa un unico file e hanno tutti gli allegati, ma nella previsione poi soprattutto di un fascicolo telematico del processo penale avere i singoli atti, i singoli allegati è più corretto come gestione. Allora, per quanto riguarda invece i riesami, il comma 6 quinques dice: nel caso di richiesta di riesame o di appello contro ordinanze in materia di misure cautelari personali e reali, in deroga a quanto è trasmesso all'indirizzo di posta certificata del tribunale di quell'articolo 309,7. Sì, mi sembra evidente però che per il riesame reale lo mandi al PEC del tribunale che va a decidere, il tribunale del riesame, quindi al tribunale collegiale di Vicenza, che è deposito atti penali, punto, tribunale, punto, Vicenza. Sì, questo direi che non... Va bene, grazie, perché nell'incertezza in realtà avevo ipotizzato di effettuare una sorta di doppio deposito seguendo la normativa, quindi al Tribunale di Venezia, che mi sembra appunto sia deposito atti penali 3, e poi effettivamente al Tribunale competente. Però sì, mi sembra una duplicazione inutile, proprio una perdita sì, di tempo, oltre al fatto che... Sì, non ne vedo il senso neppure. Comunque, grazie. È l'abilità normativa che contraddistingue certi provvedimenti. Raffaella, non ti si sente, il microfono chiuso. Scusate, dicevo, qualcun altro? Perché io sulla chat non vedo più indicazioni. Non so. Posso? Stefania De Danieli. Sì. Ciao. Volevo chiedere una cosa alla Lorenza. Tu prima hai citato una circolare della Procura di febbraio del 2021. Cioè io non... Sì. Dov'è che la trovo pubblicata? Allora, dovrebbe essere pubblicata sul sito della Procura. Ho provato a guardare, io trovo solo quella di novembre 2020 e non, cioè, ho cercato anche sull'ordine. La Camera Penale dovrebbe esserci, e se no te la giro. Ecco, no, perché poi mi viene il panico quando sento nominare delle circolari che a me sono proprio passate senza grazie.
Bene. Non vedo altri, diciamo, interventi in chat. Non so, Lorenza, Jacopo, se ritenete di avere qualcos'altro da aggiungere, magari anche alla luce di questi scambi o qualche aspetto. Sì, eventualmente cerchiamo di mettere a disposizione sul sito, mi rivolgo a Jacopo, questa circolare. Così la rimetterò in evidenza anche sul sito della Camera Penale, in modo tale che sì. La possano consultare tutti. E, ecco, prima di chiudere, non so se voi ritenete di avere qualche puntualizzazione da fare ulteriore. Solo mi sembra ci sia una mano alzata. No, ma credo sia stata per sbaglio. Solo una cosa, ma perché è capitato che un collega mi abbia chiesto un mese fa che cosa avrei fatto io nel momento in cui doveva depositare una posizione alla richiesta di archiviazione con 5 allegati, di cui 4 cartacei e un allegato digitale. Siccome era anche in scadenza termine, dimmi Lorenzo, Raffaella, diciamo, chi vuole intervenire cosa ne pensa, io mi ero permesso di dargli questo suggerimento. Mi ero permesso di dirgli utilizza il portale, quindi deposita entro i 10 piuttosto che i 20, piuttosto che i 30 giorni, a seconda di che posizione fosse. Deposita gli allegati cartacei in PDF, nel corpo dell'atto dai atto, nel corpo dell'atto dai atto, che l'allegato numero 4 era un allegato in forma digitale e specifica che l'allegato numero 4 sarà oggetto di deposito analogico presso la cancelleria. Perché può porsi questo tipo di problema. Se io devo depositare 3 documenti e un CD, ovviamente col portale non lo posso fare, però non posso depositare l'opposizione in cancelleria direttamente. Quindi io farei così. Depositerai l'atto di opposizione alla richiesta di archiviazione, parlo diffusamente dell'importanza dell'allegato 4 nel mio atto e poi nell'elenco allegati scrivo l'allegato 4, trattandosi di file digitale, verrà depositato in originale presso la cancelleria. Così salvo il termine, così salvo la modalità di deposito e nulla mi vieta di depositare l'allegato in cancelleria. Insomma. Questa è una problematica che potrebbe porsi, ma come potrebbe porsi anche con qualsiasi tipo di memoria che io deposito. Sì, di memoria che depositi tramite il portale, insomma. E Michela Lupi, ho visto tra le firme in uscita che peraltro... Era partita troppo presto, l'avevo preparata, volevo che mi mandaste anche a me per cortesia, perché anch'io ero andata a cercare... Era riferito... No, un'altra domanda che volevo chiedere è sempre relativo all'annoso problema relativo al 335 e al cosiddetto atto abilitante. Cioè io ho in tasca, siamo ad aprile, io ho in tasca un atto di nomina da febbraio sostanzialmente e tra l'altro io cerco a volte di avere il numero e il nome del pubblico ministero in via tra virgolette ufficiosa di cortesia dai carabinieri presso i quali è stata presentata la denuncia. Certo che con questo portale se tu non hai l'atto abilitante tu non puoi inserirla anche se sai il numero, ecco, cioè c'è un qualche modo per una presa anche di posizione, più formale? Perché non è possibile che noi dobbiamo attendere dei tempi così lunghi. Nel caso di specie mio, ad esempio, questa signora che ha presentato la denuncia, siamo a discussione adesso a maggio per un altro procedimento, sempre nei confronti di questo imputato che è l'ex convivente. Io ho tutto l'interesse, voglio dire, andare a parlare anche con il pubblico ministero, vedere se è lo stesso identico pubblico ministero, eccetera, eccetera. Mi trovo a non poter depositare l'atto di nomina perché i carabinieri a cui lei in calce alla denuncia ha detto nomino l'avvocato Michela Lupi, ha detto ma guardi che lo può depositare con l'atto successivo e di fatto lei formalmente in questa denuncia non ha alcun difensore, io ho un atto di nomina in tasca e non posso depositarla. Ecco, allora senza che questo, siccome questo è un problema chiaramente stranoto a tutti quelli che
che fanno questo lavoro. Però trovo anche assurdo che sia ogni singolo avvocato che si trova quotidianamente con questi problemi a dover affrontare, chiedere la cortesia, non chiedere la cortesia. Insomma, cioè, se un magistrato ha bisogno di sapere il numero del procedimento in udienza, 5 minuti dopo, 3 minuti dopo ce l'ha, perché basta fare un click. Noi non è possibile che dobbiamo aspettare almeno un mese per avere un numero di un procedimento, cioè ci sono tempistiche. Allora su questo io chiedo anche sia alla Camera Penale che al Consiglio dell'Ordine di una presa di posizione ferma, voglio dire. Cioè, se posso, Michela, sì. Cioè, proprio nell'ultimo mese c'è stata una stretta interlocuzione tra il Presidente della Camera Penale, il Presidente dell'Ordine e il Procuratore sulla problematica 335. Ti aggiungo l'ennesima. Appunto, no, perché siccome questa è avanti da tantissimi anni, io ho anche pensato e capito, cioè, e ho anche detto, guarda, scusami se ti vengo a disturbare, ma io ho bisogno di questo. No, ma noi siamo indietro, siamo qua, siamo là, e gliel'ho depositata appositamente cartacea. Allora, però, non è possibile che uno debba andare a chiedere sempre a titolo quasi di cortesia personale, di piacere personale, ma che piacere, cioè non è che io vado a fare passeggiate in tribunale, cioè io ho un atto di nomina in tasca da 2 mesi e non la posso depositare. Il problema è noto e l'Ordine e la Camera Penale stanno muovendosi in maniera anche formale, perché ci sono state delle interlocuzioni scritte con il procuratore. Sì. Aggiungo che poi mi confermano che tutte quelle che vengono, perché noi possiamo farle anche via telematica, eccetera, eccetera, con a deposito atti penali o comunque 335, insomma, nell'indirizzo di PEC, ci mette più tempo. Quindi io vado sempre a depositare, ovviamente, e lo sappiamo tutti, ecco. E anche questo la trovo un'assurdità, no? Cioè, perché se per certi aspetti dovrebbero essere degli strumenti teorici che per agevolare, in realtà di fatto ritardano già una cosa eterna. Certo. Grazie. No, ma pensiamo poi a reati tipo le guide in stato di ebbrezza, dove è ancora più urgenza anche in relazione a eventuali lavori di pubblica utilità. Assolutamente, ma assolutamente. È veramente un danno, cioè un danno. Oserei dire un ostacolo all'attività del difensore. No, perché per ogni cosa, cioè per ogni cosa, ti senti dire rivolgetevi al tuo ordine, rivolgetevi a questo, rivolgetevi a quell'altro. Sì, ma è corretto, però è anche vero che a un certo punto. Io dico, se per ogni cosa io devo mettermi a scrivere, a rivolgermi all'ordine, eccetera, per ogni cosa, cioè già siamo costretti a fare 300 volte la stessa cosa, perché o non c'è cancelliere, non c'è questo, non c'è quell'altro, o scusi è fuori orario, scusi questo, scusi quell'altro, se poi ci mettiamo anche a scrivere, quindi domanda generalizzata, tutti questi problemi, secondo me, stranoti a tutti, che siano i nostri rappresentanti a portare. No, ti posso garantire che ovviamente non è che noi possiamo notiziare sul sito delle interlocuzioni formali che avvengono diciamo tra presidente dell'ordine, presidente della Camera Penale, piuttosto che con il procuratore capo o il ecco, però ti posso garantire che ad esempio giusto per prendere spunto su questa tematica del 335 sono anni. Lo so, appunto per questo sono anni e non siamo arrivati ancora a niente, cioè questo, cioè, ma non è per colpa tua. Ma sono anch'io, fra virgolette, vittima di questa cosa. Siamo tutti vittime, so benissimo che anni che si prendono posizioni, però per un motivo o per quell'altro, cioè, mi pare pazzesca. Che diciamo che è pazzesco che le cose, una volta diciamo rese note, ribadite, direi con cadenza ciclica, restino tali. Ecco, questo sono d'accordo con te, è molto così, un po' svilente per certi. No, ma al di là di svilente qua dobbiamo in qualche modo arrivare. No, è svilente, ma è svilente soprattutto perché ci limita nella nostra attività difensiva, non tanto svilente a livello personale. Cioè appunto a livello personale, bisogna trovare un sistema per arrivare ad una... a una risoluzione di questo problema, ecco. Certo,
Grazie. No, no, ma figurati. E è che chiaramente c'è un livello oltre il quale chi non ha il potere di intervento diretto non può andare, questo è sicuramente un punto. Avevo visto che il collega Alessandro Schillaci aveva segnalato la propria volontà di intervenire, se vuole prendere la parola. Mi Alessandro. sentite? Sì, sentiamo. Ok, Buonasera. buonasera intanto e grazie per questo appuntamento. Avevo due domande da porre ai colleghi. La prima, utilizzo un esempio pratico così è più semplice. Ho un'opposizione a decreto penale di condanna, nella lista di allegati inserisco ad esempio una copia del provvedimento del decreto penale di condanna che mi è stato notificato. Se magari voglio fare anche un'istanza di messa alla prova, inserisco anche una PEC che attesta che ho presentato la domanda all'UEPE di messa alla prova per conto del mio assistito. La domanda è questa: voi alla fine del vostro atto di opposizione a decreto penale, che tipo di formule utilizzate per dire che questi documenti allegati sono sottoscritti digitalmente in conformità alla normativa? O in conformità agli originali, alle copie, cioè che tipo di formule utilizzate per stabilire che sono sottoscritti digitalmente? Non so se mi sento. Jacopo? Sì, scusate, scusate, eccomi qui. E allora, mi sono... Ciao Alessandro, Ciao. mi sono posto anch'io il problema, o meglio, sono posto il problema. Allora, io mi limito soltanto a rispettare, non mi invento nulla se non faccio quello che dice la norma di legge. Allora, l'opposizione al decreto penale di condanna, ahinoi, è comunque Impugnazione. E quindi la norma mi dice che l'impugnazione deve contenere l'indicazione specifica degli allegati. Quindi, nel mio caso, se io faccio un'opposizione al decreto penale di condanna con richiesta di messa alla prova e indico allegato 1, atto difensore ed eventuale procura speciale per la messa alla prova, allegato 2, decreto penale di condanna, allegato 3, richiesta di invio all'UEPE, allegato 4, autocertificazione, che è la prima volta che chiedo la messa alla prova, questi sono i quattro allegati. Faccio indicazione specifica degli allegati e faccio l'indice 1, 2, 3, 4. Poi, trattandosi di un'impugnazione, firmo digitalmente ogni allegato e deposito il file nativo digitale e deposito gli allegati, ma non utilizzo nessuna formula sacramentale, posto che la legge mi dice che che appunto le copie informatiche devono essere sostituite digitalmente dal difensore per conformità all'originale. Non mi dice una formula che io devo utilizzare. Siccome la norma mi dice per me è conforme all'originale se la sottoscrivi digitalmente, io mi limiterei a fare atto di impugnazione, scusami, opposizione al decreto penale, Opposizione. opposizione, indice degli allegati e tu sei a posto. E poi firmi digitalmente ogni allegato e hai rispettato la norma di legge. Ok. La seconda domanda invece riguardava sempre la raccolta degli allegati, ma in questo caso quando l'interlocutore è la procura, quindi dobbiamo presentare un'opposizione all'archiviazione. Utilizziamo il programma PST e riallacciandomi a una domanda che è già stata posta da un'altra collega, volevo capire in quel caso è consigliabile o è necessario firmare digitalmente gli allegati rispetto a un'opposizione all'archiviazione o una memoria 415 bis? Allora, una memoria 415 bis certamente no, non è necessario. Non è vietato, ma non è certamente necessario. Per quanto riguarda l'opposizione all'archiviazione, mi riporto a quello che ho detto prima sulla mancanza di coordinamento fra l'articolo 24
sei quinques e il decreto ministeriale che poi porta il 410 negli atti da depositare tramite portale. Per cui io forse non lo ritengo una questione di inammissibilità la mancata sottoscrizione degli allegati, però forse sulla posizione all'archiviazione lì le sottoscriverei. Va bene, grazie. Bene. Qualcun altro? Mi pare di no. Allora, salvo che i relatori abbiano qualcosa da aggiungere, ma non mi pare, quindi io innanzitutto ringrazio Lorenza Denaro e Jacopo Algiundi e ovviamente anche tutti i partecipanti. Mi pare di poter dire che insomma questi incontri sono sempre utili più che altro come occasione di non solo ripasso ma soprattutto di confronto delle esperienze che di volta in volta succedono, e quindi insomma cercheremo comunque di tenere presente questo e adesso vi posso anche anticipare che abbiamo in animo di organizzare anche un incontro relativo alla questione del patrocinio a spese dello Stato, tutta la questione delle note spese, delle fatturazioni a seconda dei vari uffici. Ci stiamo lavorando. E detto questo, dal canto mio vi ringrazio e vi auguro una buona prosecuzione di pomeriggio, un buon fine settimana e alla prossima. Arrivederci a tutti. Arrivederci, grazie. Buona serata a tutti. Grazie, buona serata. Grazie. Presidente, scusami, volevi dare un saluto anche tu? Fatto. Bene. Buona serata, grazie davvero a tutti i relatori e a tutti i colleghi presenti. Grazie. Ciao Raffaella, ciao Lorenza. Grazie ragazzi. Ciao. Ecco, ciao, tutti i miei colleghi se hanno firmato vogliono uscire, così poi chiudo tutto. Vedo che mancano, che devono sconnettersi, non so se abbiano già firmato, per scrupolo lo chiedo, gli avvocati Crivellari, Maragno, Miotti, Baldi, Bottoli ho visto che ha firmato, Sparvieri, Gargaroli. Sandro che chiede di entrare, io lo riammetto. Chi? Sandro Mason che chiede di rientrare. Non so se perché non avesse firmato. Io vi saluto, lascio un attimino la stanza aperta e poi... Sì, grazie Jacopo. Buona serata intanto. Buona serata. Ciao, ciao, ciao Presidente. Ciao, 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 ciao. Vi saluto anch'io e vado. Arrivederci Lorenza. A presto. A presto. Beh Raffa, direi che a questo punto chiudo. Sì, salvi tu la chat. Sì, sì, faccio tutto io. Bene, allora vado anch'io. Buona serata a tutti. Ciao. Grazie, fai tu Jacopo allora. Grazie, grazie infinite.